E buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del Comics Talk. Non dico più Comiton, anche perché la settimana scorsa Daniele mi ha cazziato, ero partito ancora con la meccanica del Comiton. Ora invece siamo qui belli, sereni, tranquilli, oramai abbiamo ripreso la nostra abitudine, la nostra vita quotidiana. Infatti ci potete vedere con ancora le borse di Louis Vuitton sotto gli occhi, ma vabbè, ce la possiamo fare. Chissà quando ci riprenderemo da Ma io dico in Comic. tempo per il Comiton 2022. Eh sì, Esatto. Esatto. che Questa sarà di mega è. 48 che no. No, abbassano 30 ore. Dobbiamo esagerare, perché sennò dopo dobbiamo rimanere umili. Cioè, 30 ore. Dentro il 30 ore vanno bene. Tra l'altro volevo ringraziare sia chi ci segue sia chi ha partecipato attivamente, insomma, al Comiton, perché continuano ad arrivare complimenti su complimenti. Grazie davvero, ragazzi. Noi veramente non abbiamo fatto nulla di speciale, abbiamo parlato di fumetti, che è la cosa che Ci viene probabilmente ci naturale. riesce meglio. Ma niente di speciale, veramente una valanga di complimenti, grazie davvero a tutte le case editrici, gli uffici stampa preziosissimi che ci hanno dato una mano ad avere tutti Assolutamente. questi ospiti, e, insomma, veramente grazie a tutti. Si riparte, ma ecco, con un grande carico di entusiasmo, perché veramente sono state 24 ore fighissime, Corroboranti. insomma, diciamo che abbiamo rinunciato volentieri al sonno per questa cosa, sì. Ma infatti la Allora, quindi. grande notizia è che lo faremo una volta al mese adesso, no? Sì. Sì, tu organizza tutto, eh. Noi Poi poi sì, fate un veniamo buco, ogni tanto all'insegna. riuscite a imbucarvi, sì. No, lo faremo a tempo debito, però no, è stato assolutamente, anche poi come risposta di chiunque ha voluto donare qualcosa, vi ringraziamo perché è stato veramente bello anche il gesto e abbiamo comunque raccolto qualcosa che sarà poi devoluto nei prossimi giorni. Adesso Sì, stanno ancora arrivando le stiamo. donazioni, quindi pazientate, vi daremo un po' di informazioni su Proprio come stanno. perché stanno ancora arrivando le donazioni, abbiamo deciso di aspettare ancora qualche giorno, però insomma, adesso Sì, pochi giorni, se in vuoi ancora settimana durare. sicuramente. Sì, Grazie in settimana. Se Daniele. Grazie Daniele. volete, comunque, potete ancora continuare a donare per il Comiton sempre con PayPal, comiton@gmail.com. Se volete, per qualche giorno il conto sarà ancora attivo, quindi insomma. Ovviamente mettiamo tutti gli screen delle donazioni e vi faremo vedere tutto. Ovviamente, Assolutamente. ovviamente, ovviamente. Dunque, ci sono tantissime cose di cui parlare, perché ormai il Comiton, ahimè, è il passato, anche se ci ha praticamente monopolizzato per oltre un mese per l'organizzazione, Sì, esatto. e qui ci do a noi delle pacche sulle spalle, perché in un mese tirare su questa cosa è stato veramente Sì, incredibile. assolutamente. Sì. Ma ormai è il passato. Il presente ci dice che ci sono stati i Golden Globe, Stanotte, sì. questa notte i Golden Globe, in un'edizione, secondo me, Omnidio. senza senso, perché è chiaro che insomma, sarebbe dovuta essere in larga parte in streaming, o comunque sia con gli ospiti collegati da casa, però non si capisce perché, anziché prendere un pubblico di figuranti, non hanno chiamato proprio i vincitori. Cioè, questa cosa è che Sì, potevano fare da pubblico, avrebbe se avuto si più senso, ammalavano loro e forse. morivano, c'erano più assicurazioni da pagare, secondo Ho capito, insomma, non lo so, così. questa cosa c'erano quattro figuranti così che applaudivano, mi è sembrato un Ma po'. io quel poco che ho visto mi dava l'effetto di una lezione su Zoom, quindi Sì. questa cosa che oramai ricorda un po' per la vita di tutti i giorni. Però, insomma, le notizie interessanti ci sono state. A parte la regina di scacchi, Che meritatamente ovviamente vincitrice. ha Poi la rivista. dominato, Sì, sì, come miglior miniserie e soprattutto come miglior attrice migliatrice. protagonista. Esatto, assolutamente. Se No, l'ha no. meritato. Migliatrice protagonista non è Gillian Anderson. No, lei non ha. Sì, è Gillian Anderson migliatrice No, Gillian protagonista. Anderson ha No, vinto. Sì, perché Anya Taylor-Joy ha vinto come miglior attrice in una miniserie, Ah, giustamente. miniserie, giusto, ok. Sì. Invece, al contrario, The Crown si è confermata come un prodotto di altissima qualità. Si è portato a casa tre statuette. Il Golden Globe è una Insomma. statuetta, suppongo, sì. Sì. Poteva essere un pianetino o un asteroide.
perché ha vinto migliore attrice non protagonista, migliore attrice protagonista e miglior attore protagonista, quindi hanno vinto rispettivamente Carlo Diana e la Thatcher, quindi esattamente. È stato effettivamente un tripudio per la... Mi è sembrato assurdo che non si sia portata a casa neanche una statuetta Better Call Saul, perché l'ultima stagione era secondo me bellissima, forse la migliore delle cinque che hanno fatto fino adesso, e cioè neanche una mi è sembrato veramente assurdo, però meritato invece il premio a Soul come miglior film d'animazione dell'anno. Sì, assolutamente, anche Nomadland. Probabilmente per Soul diciamo che le porte degli Oscar sono spalancate, sì, diciamo. Però anche, ecco, io per esempio non avrei dato forse a Soul il miglior film d'animazione. Ti è piaciuto più Onward? Sì. No. Sì. A me personalmente è piaciuto più Onward. Beh, guarda che comunque Onward è un gran bel film. Ha avuto la sfiga, per esempio, che su Disney Plus l'hanno caricato una settimana dopo Soul e tutti stavano ovviamente fomentati con principalmente al cinema, sì, anche se con un po' di problemi è arrivato. Personalmente ho preferito più Onward, ma ammetto che a me in generale il genere fantasy attira sempre molto di più, quindi parto anche un po' prevenuto da questo punto di vista. Soul è un grandissimo film, la Pixar come al solito non sbaglia mai un colpo, quindi comunque sia sono contento della sua vittoria e sono altrettanto sicuro che quest'anno vincerà gli Oscar anche come miglior film d'animazione. Penso però, di sì. Come gusto personale io ho diciamo preferito. Che finora l'egemonia della Disney Pixar è stata interrotta solo da Sì, Spider-Man Into the sì. Spider-Verse, che era oggettivamente un capolavoro, quel Comunque film. stiamo parlando sempre degli stessi studi. Ah no, beh, quello era Sony, quindi No, è Sony, non no, no, era l'unica un'altra volta che cosa. non era Disney, è andata a caso Tra senz'altro. l'altro, non so se avete sentito, continuando a parlare di cinema d'animazione, che la Disney purtroppo ha chiuso i Blue Sky Studios, che sono gli studios che hanno creato l'era glaciale, per capirci, che facevano parte, diciamo, della holding che hanno assorbito della 20th Century Fox. Nelle tante società assorbite c'erano anche questi Blue Sky Studios, che purtroppo sono stati chiusi. C'è da dire che tutti gli animatori sono stati riassorbiti dalle varie aziende della Disney, Quella almeno. almeno una parte di loro, perché c'è da dire che i Blue Sky Studios erano nella parte ovest degli Stati Uniti, mentre la Disney è nella parte est. Quindi chi accetterà di fare questa trasvolata continentale avrà salvo il lavoro. Questo Però sai che magari in bisogna America dire. questa cosa è più accettabile rispetto a noi, perché Sì, sì, qui sì, sì. No, beh, voglio dire, magari passare da, credo, stiano da Chicago a Los Angeles, insomma, comunque sì, non è infatti, facile, però immagino, cioè, no. lì si parla proprio di famiglie che si devono spostare. Detto Un po' questo, mi comunque, dispiace, eh? Un po' mi dispiace per la sì, chiusura di Google Sky Studio, però però. è anche vero però che, insomma, Disney in quanto animazione ha 200.000 studi, quindi purtroppo qui, no, ma qui purtroppo ha influito anche la pandemia, perché comunque sia con il taglio delle spese e tutto Sì. quanto, alcune voci le devi tagliare, c'è poco da Per fare. forza. E io non c'ho dubbio, la Comunque, pizza secondo me è il miglior studio d'animazione a proposito di Better Call Saul, poi passiamo all'anteprima Panini. Io ieri ho cominciato a vedere una miniserie con protagonista Bryan Cranston che si chiama Your Honor. Non so se la state vedendo. La devo vedere, che la stanno facendo su Sky Ma in è questi una giorni. figata, è una figata vera. Cioè io adesso Come? da domani ho il problema di vedere Sanremo e vedermi Your Honor, cioè Sì, adesso. Come tutte le cose che tocca Bryan Cranston, ovviamente è un Quasi gioiello. tutte. Giusto, mi rendo conto che Breaking Bad è inarrivabile. lo so, ci sono vette che si capovolgono e diventano picchi. Non scherziamo, vengo a Milano e ti buco la macchina. Però mi puoi toccare tutto, ma Breaking Bad divento violento. No, però sì, no, me ne hanno parlato tutti benissimo. È E fighissimo, tanto fatta bene. la stanno su Sky, praticamente è la cosa bella di Sky, l'unica cosa bella, che se tu ti perdi una serie non devi disperare, perché tanto la rimandano talmente tante volte Sì, in ma poi replica.
ma poi se hai il My Sky è come veramente sì, sì. Lo vedi a nastro sì. Tranquillamente. Tra l'altro, da pochissimo ho preso Sky Q, il decoder, quindi quello nuovo. Sì, ma dove che comunque è continua a essere monopolizzato da mio figlio. Cioè, io ho il decoder di Sky Q in cui noi vediamo YouTube per mettergli le sigle dei cartoni animati. Certo, è normale, ma continua fino ai 10 anni, perlomeno per esperienza. Poi, quindi, prima o poi riprenderei possesso, forse, a orari notturni. Però guarda, non si inquinino i fatti. Io ti devo dire che in realtà per un periodo abbastanza lungo della mia carriera lavorativa avevo come sfondo del computer aziendale I'm the one who knocks. Quindi, vedi te, pur non piacendomi quella roba lì, io ce l'avevo. Ma perché secondo me l'hai vista in un momento sbagliato della tua vita? Può essere, tu, può essere. Lo devi rivedere, dai una seconda opportunità, dammi retta. Non... Sì. E invece pensa, guarda, che poi dopo ho sostituito quello sfondo lì con quello di House of Cards, non da, la casa di papelle, proprio la casa, dove c'era Evil for a Better Good o qualcosa del genere, però se prendevi una lettera di ogni parola sottolineata rimaneva la parola Dread. No, Dread. Ah, sì, okay, c'era Underwood, sì. Ovviamente, che batteva tutum il pugno. E ricordiamoci che quella serie fino alle prime due stagioni è stato il capolavoro assoluto della televisione. Sì, poi è sì, andata sì, a picco. Sì. No, è peccato per la conclusione affrettata per i fatti che sono successi a Kevin Spacey. Ma a quel punto sì, hanno scritto quel finale raffazzonato, ma forse era meglio addirittura lasciarlo in sospeso. Guarda. Ma sì, ma tanto... Ma è probabile che l'abbiano fatto più per le maestranze che... ormai sì. Erano sotto contratto che però è anche vero che anche prima la serie stava perdendo parecchio mordente, cioè le prime due stagioni erano fighe, dopo perché le prime due stagioni c'è la conquista del potere che è sempre la parte affascinante, una volta che lui è diventato presidente no, infatti dopo basta, cioè, era diventato noioso, per quanto certe cose che diceva lì poi dopo si sono rivelate molto interessanti perché prendevano comunque dalla realtà, quindi insomma non era malvagio. Ma c'è stato Clinton che ha detto che insomma un buon 80% di quello che si vede in House of Cards accade nella realtà, quindi insomma diciamo che uno che è stato presidente per due mandati forse una cosa ne sa. Sì. A me aveva fatto ridere troppo lo scrittore, perché poi House of Cards nasce come un libro inglese, certo. Che anzi una trilogia di libri da cui è stata tratta la serie inglese. Lo scrittore aveva detto invece l'esatto contrario, perché parlando di Renzi, diciamo, lui è convinto che quello che si vede in House of Cards sia vero, ma sì, non ci sono sì. tutti questi lui detto, complotti. Lui è convinto che sia un manuale di politica. Però, secondo me continua a esserne convinto, cioè secondo me lui in questo momento ha fatto per davvero toc toc quando è riuscito a far cadere il governo. Vabbè, meglio che non andiamo avanti. Sì, esatto. No. Parliamo di Marvel, parliamo di Marvel, che è molto meglio, più costruttivo e non ci marcisce il sangue. Allora, E qui vediamo una bella anteprima di esatto, di King in Black, questo è il dottor Knull. Sì, esatto. Che però c'ha uno stile abbastanza figo. Voi che cosa vi aspettate da questo evento? Non lo so, poco credo, però. Non è... Invece forse mi aspetto fin troppo. No, oramai dagli eventi di questo tipo, prima li leggo, poi li rifletto, un attimo, perché ultimamente anche Empire... Vabbè, non è che sia stata sta grande sto bagno di sangue interessantissimo. Probabilmente prenderò la versione con la maglietta, ma no, perché tanto non fanno la triple XL, quindi no. Mi zoomi un attimo la maglietta, che non riesco a vederla. Sì, aspetta, però mi sa che diventa glitchatissima. Sì, infatti c'è, te la zoom pure, sì, ma sì. Sì. No, vabbè, dai, è figa comunque. No, è figa. Vabbè, poi una maglietta nera con un simbolo di Spider-Man ricoperto di sangue, la faccia di Venom addosso, quindi cioè, non è brutta, No, però non lo comunque so. segnaliamo quindi il grande ritorno dei gadget. Ormai è qualche mese che Panini sta Sì. facendo gadget sulle sue testate. Abbiamo visto sul Superman di John Byrne c'erano le Spille. spille, sull'integrale Spider-Man di De Matteis, il taccuino con Taccuino tutti i che era loghi molto più Marvel, che figo, che qui è più tanto figo è ancora. bellissimo.
Era Devo veramente ancora bella prenderla, quell'idea. comunque, ce l'ho da parte di fumetteria, devo ancora passare. Quella è una grande serie, ti consiglio di prenderla. Però E no, mi prende anche quello di Todd McFarlane, comunque, se li voglio recuperare sì, così sì, perché sì, sì. comodo. E beh, è come se fosse il prequel, quello praticamente. Però è comodo, Sì, sì, sì. perché voglio recuperarlo così. Tra E l'altro, quindi dico no, questo. segne... ah, e poi le carte su Tre Joker. Ah, è vero, ma quelle erano le stesse, però non erano idea loro quella anche in Ma America era comunque, così, però no, l'hanno adesso fatto. anche sugli X-Men faranno le carte, che c'entrano poco, però insomma comunque le faranno. Faranno, X credo, Ford. e alla fine di Ten of Swords faranno un mazzo di carte e saranno disseminate su tutte le testate mutanti. Che ormai le testate mutanti sono talmente tante che metteranno una carta a testata, penso. Eh sì, ecco 2 mesi ci ha fatto il mazzo da Sì, Blackjack. perché oltretutto in America adesso è uscita anche Way of X e Eh sì. ne sta uscendo anche un'altra che è X-Corps. Probabilmente la Ah, Marvel sì. sta diventando la X-Men Comics. Vabbè, ma è come negli anni 90 che era così, eh. C'erano miniserie, serie su... Oddio, no, non così tante, anche perché come dicevamo giustamente con Morozzi durante il Comiton, bisogna vedere se tutte queste serie minori riescono a Reggono. superare i due anni di pubblicazione, Eh perché insomma. sì, assolutamente. Però se ti ricordi negli anni 90, quando tu compravi i fumetti dell'Uomo Ragno, la scritta in americano sotto era The Non Mutant Superhero, cioè dovevano sottolineare sta cosa addirittura, che era pazzesco, cioè, perché Sì, ci sì, dovevi sì, sì. mettere. Oh, però una chicca, perché adesso prima parlavi di Superman e di John Byrne, e io per associazione vi dico che oggi è stata annunciata in America, infatti è stato già messo nella mia cassetta degli ordini per il compleanno, tu sai che festeggi il compleanno una settimana prima di me, quindi potrebbe interessarti, l'omnibus dei nuovi dei di John Byrne. Quindi attenzione, non solo le storie pubblicate da Planeta ai tempi, ma proprio tutte. Mica male, mica male. Beh, ma quello sicuramente uscirà anche in italiano, dai. Ti Mica lo so, pare che perché... non lo fa? Ma sì, può Dai. essere sì. Ma intanto sta settimana esce l'omnibus di Spider-Man di John Byrne. Sì, e quello è abbastanza evitabile, diciamo. Non Se è tra non le cose proprio... migliori che ha fatto. Sì, però vabbè, giusto se proprio vuoi ci tieni ad avere completa la collezione l'omnibus, Sì, non so. effettivamente. Oh, Ah. continuano le variant fighe di Alex Ross, c'è questa qui della donna invisibile che... Ci dia Donna donna ragno. visibilità, la donna ragna, sì. È bellissima probabilmente questa cover. Qui siamo in pieno King in Black, c'è Iman qui che c'è il costume da Venom, ma credo. No. Non l'ho preso tutto perché molte serie ho deciso di dare via gli spillati e riprendere il volume perché non sono stufato di seguire più spillati. Bravo, bravo, saggia decisione. C'è anche uno spin-off di Peter David, Greg Land, ma King in Black, Symbiote Spider-Man, quindi è una cosa stranissima, perché Symbiote Spider-Man in Italia hanno pubblicato forse solo il primo arco narrativo, Sì, il primo uscito. ce n'è un altro che è un pochettino più passabile, e quindi c'è questo terzo arco narrativo che è sempre una storia ambientata negli anni 80, però inserita in King in Black. Questa potrebbe essere interessante come idea. Esatto, Sì. Assolutamente sì. Poi quando c'è scritto Peter David sopra, tendenzialmente bisogna comprare. vedi, c'è Monica Rambeau. Io ho visto le prime due puntate di WandaVision. Allora, alla prima mi sono innamorato, cioè proprio bellissima. La seconda leggermente meno, però voglio vedere dopo quanti come succede. Però è interessante, quindi ne Vai, vai, vai. parlerò. Una volta che le ho viste tutte, Vai adesso avanti, non vorrei. vai avanti. E tra l'altro venerdì c'è il gran finale, ricordiamo. Lo so, ma io le vedrò dopo, il finale lo vedrò sicuramente dopo, quindi adesso dovrò dribblare spoiler come se non ci fosse un domani. Vabbè, Iron Man, bellissima la copertina di Alex Ross, numero doppio, contenente un altro tie-in di King in Black, vabbè, Eh beh, cioè, ok, intanto. giustamente. L'immortale Hulk continua con la sua... Cioè, ma si chiama ancora Hulk e i difensori la testata, non avevo notato questa Sì. finita. Sì, Numero sì, sì. 78, bellissimo. Legalmente ancora quello. Eh sì, e La poi miglior c'è... serie Marvel al momento.
Ma tra l'altro, scusa, escono due numeri a sì, marzo? stavo vedendo la stessa cosa anch'io. No, ad aprile. Aprile. Cioè, 35 e 36, ma è che diventa quindicinale? Ma scusate, ma dove lo vedete che è aprile? Ah no, aprile c'è Cioè, scritto, sì, sì. aprile e aprile. E secondo me devono accelerare i tempi per raggiungere la continuity, perché è leggermente più indietro come continuity rispetto alle altre cose. Mi sa che non sono rimasti troppi numeri di Mortalite. Beh, devono arrivare al 50, no, oltre il 50, cos'è che vuole fare Ewing al 75 alla fine? Non mi ricordo più. Sì, mi sembra di sì. E poi con Secondo quello lo me, chiude. non so se ci sono dei tie-in vari con King in Black. Sì, infatti, eccolo qui, l'evento King in Black travolge l'Immortal Hulk, eccolo là. Quindi no, per forza. Perché anche, no, beh, però no, non è possibile, come è possibile? Vabbè, no, però 40-41, sì, ci siamo. In più Poi, sono di quelle serie che ho visto recuperando alla oh, fine ed di ecco qua. Sword, A proposito di serie delle mutanti, serie, Sword. Sì. Madonna mia, io non ce la faccio più, abbiate pietà di me. No, non perché, cioè, No. mi stanno piacendo tutte, ragazzi, veramente, però non ce la faccio un altro Beh, mensile degli però X-Men. ho gli Ewing, però, qui insomma comincia No, ma ad essere. tanto lo compro, cioè, mi lamento, ma perché è Però. un'altra testata da aggiungere, però la compro Eh per sì, ho forza capito perché. che il lamento del drogato, l'avevo inteso questo. Esatto, cioè. E poi Valerio Schiti, o Schiti, come si pronuncerà? Schiti, però. Schiti, no, è italianissimo, quindi. No, più che altro la cosa che dico è che una volta fino a pochi anni fa, insomma, c'erano le bellissime testate antologiche. Quindi tutte queste serie sarebbero state messe in un X-Men Deluxe, X-Men Universe Sì, o via diventava dicendo. malenotte, non c'entravano tutte. Beh, tutte no, però magari un conto è che mi facevi due o tre mensili antologici da sei storie l'una, e già era una cosa fattibile. Qui al momento siamo a X-Men, Marauders, New Mutants, X-Factor, Wolverine, questo qui, insomma, Siamo Sword. già sui 50 euro o giù di lì, no, un po' meno di 50 euro, insomma. Capito, insomma, No, sono. infatti, boh, io mi ricordo quando avevo intervistato Chris Claremont, anche lui diceva che, calma però, anche meno, voglio Sì. dire, è troppo. Sono tante. sì, A un certo anche. punto esageri. No, ma io infatti per dirti ci sono delle testate come che vanno in volumetti come Fallen Angels, Excalibur Excalibur, 2. sì, e Cable, che non li sto seguendo perché già gli E spillati sono Cable è moltissimi. l'unica invece dei tre che secondo me merita. Excalibur, boh, questa boh, mi piace molto poco per la verità, Però, per però. esempio, ho preso Aliens e Aliens è carino. Sì. Nulla di trascendentale, però è carino, insomma. Beh, ma d'altra parte, se hai Io 12 testate, non possono essere tutte eccellenti. sì, Io sono infatti. rimasto indietro con X-Men di Hickman, tutto con la gestione di Hickman dei mutanti, recupero tutto in spillati in volume, riprendo tutte le serie, quindi le leggerò piano piano perché non Ma riesco a stare. quando c'è nei volumi di Hickman ce ne vuole, secondo me. Ma sai che comunque secondo me i volumi di Hickman saranno proprio tanti, perché con tutte queste estate, O cioè. fanno tipo Io non annata recupero con quando i volumi, cioè coppia io serie sto. messe insieme. Le serie mutanti sono quelle che seguono spillati e poi vabbè, i brossurati di quelle che escono in brossurati, solo che sto un po' indietro, comunque non le sto leggendo tutte adesso, perché ho detto vabbè, accumulo un po', poi quando sono un attimo leggo perché non riesco a stare indietro. Attenzione che ci segnalano che la tua voce si sente male, un po' ovattata, Daniele. La mia? Sì. Sì, allora. Un attimo. E oltretutto consiglio della regia, lo sai che la tachipirina 1000, cioè 500, se ne pigli due diventa 1000, ti sento un po'. Sì, si sente che sei costipato. Un po' sì. Mi sentite meglio adesso? Molto Sì, meglio, meglio, meglio. più presente. Ok. No, anche perché poi le serie degli X-Men in questo momento non è che fai il volume solo delle storie degli X-Men ed è leggibile, perché comunque ti No. perdi un sacco di roba, quindi fare il volume, infatti non credo che siano usciti neanche in Ma America forse ancora. conviene fare direttamente l'omnibus. No, la Ma faranno per archi narrativi comunque, per cioè in un forza. volume è capace che ci stanno due storie degli X-Men, una degli Aliens, una di. È l'unica. Cioè, è l'unica a fare così.
se no non riesci a star dietro, però è un po' una porcata, diciamo, per voler centrare tutto non è proprio il meglio. Sì, ma infatti la cosa un po' così è che sono tutte molto interconnesse tra di loro e è difficile tagliarne qualcuna. Cioè, se parti o le fai tutte o non le fai, quello è il No, discorso. per forza di cosa, no, assolutamente. Però vedremo, vedremo. Intanto Avengers Vediamo. numero 134, per quale ragione bisogna dare il potere della Fenice a tutti i Vendicatori? Io non lo voglio manco sapere. Cioè, sta cosa qui l'ha già rotta abbastanza con Avengers vs. X-Men. Sono passati 6 anni, credo, se non sbaglio. No, di più, di più. Di più. Sì. Sì, è che l'hanno fatta nel 2014, Avengers vs. X-Men. 7, oh, mamma mia, Vedi. cioè, Quasi, quasi 8, sì. sì, quasi 8. Siamo nel 2021, ragazzi. Quasi 20. Guarda, sì, infatti, se siamo Quest'anno si celebra il ventennale di ventennio, Avengers vs. X-Men. porca Ventennio, no. ok, Capitan America, anche questa. Il cap di Ta-Nehisi Coates, che sarà il nuovo scrittore del nuovo film di Superman, Già sono e iniziate che le non già inizia le polemiche perché polemiche. tutti danno Inutili. per scontato Sì. che questo nuovo Superman sarà Sarà Calvin Superman. Harris. No, Sì, ma no, anche se sarà. fosse, ma non è detto che sia Superman nel film. Cioè, magari è quel Superman che compare per quella terra e dopo ci sarà il solito Superman. Sì, ma non l'hanno ancora annunciato, state tutti tranquilli, ragazzi. Sì, Quando aspettiamo sarà? il tempo ufficiale. Sì, allora, l'unica cosa ufficiale è che è entrato in produzione un nuovo film di Superman. Poi tutto il resto ci sarà Comunque io tempo e continuo modo per a dire che non è commentare. grosso, non sa che pesci pigliare questo DC Come? con la Warner Bros. Con il DC Extended Universe non sa proprio che pesci pigliare. Beh, Perché ma non ci sai, sono? adesso col multiverso loro cercheranno di fare un po' qualcosa di diverso rispetto alla Marvel. Ma poi guarda che secondo me fino a un certo punto, perché comunque anche Wonder Woman, per carità, è un film girato negli anni 90, cioè c'ha la trama lineare come un film degli anni 90, però non è brutto, cioè la scena con Cheetah è bellissima nel finale. Sì. Sì, dai, io l'ho apprezzato, no, io l'ho apprezzato come film. Sì, l'unica cosa brutta è Wonder Woman che fa Tarzan con le nuvole. Sì, Cioè, ma quella roba. non si è Pure gli capito effetti perché, speciali. no, ma non si è capito perché nei film non vola. Beh no, alla Sì, fine il sì, film sì. vola, alla fine vola. Sì, Sì. capito, però, insomma. Sì, Dopo le liane con le nuvole, però. Sì, ma perché sono tutte quelle ingenuità tipiche di quando si facevano i film sui supereroi negli anni 90. Tu prendevi delle cose così e dici, ma sì, semplifichiamole, però insomma. Non è solo ambientato nell'84, è girato nell'84. Sì, Allora, è vero, c'ha. attenzione perché Daniele dice: a me il Superman attuale piace molto, peccato cambiano attore. In realtà ancora non è sicura Non questa si cosa, sa, perché esatto. sono partite tutta una serie di speculazioni che vorrebbero che questo film fosse un reboot. In realtà non si sa perché Warner Bros. Ha solo detto faremo un nuovo film su Superman. Al momento non si sa se ci sarà ancora Henry Cavill penso che pagherebbe di tasca sua per tornare a Sì, indossare il costume di Superman. con i baffi, peraltro. Sto giro col pizzetto forse, però Infatti lui faranno un crossover, si chiamerà Superman PI. tra l'altro c'è Snyder che insomma non pago di aver visto finalmente realizzarsi la sua Snyder Cut di 4 ore, ricordiamolo, ha anche detto che lui sarebbe dispostissimo a fare un sequel, quindi un Justice League Part 2. Secondo me c'è pure il rischio che lo fa. No, beh, lui Arriva ha il 10 detto marzo, giusto? il, No, no, il 18. 18, scusami. Cioè, No, ormai ci siamo. non è tanto lui il problema, né Warner Bros. Il problema, secondo me. Anna. No, il problema sono gli attori, perché lui giustamente ha detto, però, dice, io non so se adesso Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller e Henry Cavill tornerebbero a fare Justice League. Secondo me, se gli dai soldi, vengono. Sì, ma È secondo me tutto anche lì, se è insomma. successo lo Snyder Cut. Il problema è che il Dice. tossicismo di determinati fandom è una cosa brutta, 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 soprattutto dei fandom avversi.
cioè, sì, tipo quelli che rosicano solo perché si chiama Snyder Cut e la serie di No, Scott. Daniele, non abbiamo ancora visto la Snyder Cut, arriva il 18 Vabbè, febbraio. però chissà, magari ci riusciamo. Io, boh, va a vedere. Vediamo se riusciamo a vederla in anteprima, nel caso ne parleremo. Certo che Sì, assolutamente. un film di Quattro 4 ore è impegnativo, ore. insomma, Vabbè, Andrea, ma quindi... dopo il comito non mi stai lamentando in 4 ore, ma scusa. No, figurate, è una passeggiata. Un passeggiato di salute. Cioè, Sì, come sì, adesso sì. che tu vedi che sono già 34 minuti, ma che devono essere 34 minuti? Cioè, siamo già alla seconda intervista, praticamente. Sì, esatto. Ormai siete È tutte interviste. già Sì, questa cosa cominciata da qui. 4 minuti la seconda intervista. Questa cosa mi è rimasta comunque, anche quando ho continuato a fare interviste, il fatto che era mezz'ora, un'ora mi è rimasta dentro un po'. Ma guarda che comunque il fatto, cioè noi siamo rimasti belli pimpanti proprio perché il ritmo era serrato, perché via dentro, cioè esce uno, entra Sì. l'altro, ogni mezz'ora era perfetto per stare poi belli svegli, arzilli. Avessimo avuto probabilmente quei 5 minuti di stacco da una cosa e l'altra, saremmo morti. Moriamo, sì. Ma Sì, poi c'è sì, sì. stato quel momento che ho temuto tantissimo quando c'è stato l'accavallamento finale e c'era l'amico il Beltramini, Giacomo Bevilacqua e Maurizio. Cioè, lì ha detto addio. Lì Aspetta. bisognava fermarli in qualche modo. Perché poi si conoscevano tutti, quindi stavano lì e parlavano, quasi Sì, quasi gliela facciamo avete chiudere a seguito, è stato loro. bellissimo. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Thor 11, la copertina è fighissima, però a me non mi sta dispiacendo il Thor di Donny Cates. Savage Avengers 17, io vabbè, non capisco la Resta. necessità di Savage Avengers, No, però. è il Fast and Furious della Marvel. Sì, però appunto Fast and Furious si è fermato a 8, quindi, cioè. Vabbè, sono... Beh, 8 No, anni. arrivato dove? No, Capito? no, lo so, poi c'è stato lo L'ho spin-off. confermato fino al 12, in realtà, da quanto ho capito. Vedi, hai visto mai che poi uno si annoia. No, però onestamente Conan negli Avengers io continuo a non capircela, Ma però vabbè. lascia fare, lascia fare. Ma sì, ci Sono mancherebbe. ragazzi. Veramente. Vabbè, Guardiani della Galassia sta venendo su dignitosamente, Quello di quindi Ewing, no? sì, sta partendo bene, non è malvagio. Capitan Marvel, tra l'altro tra poco arriveranno i Vendicatori con i robottoni giganti. Ci Bello. dobbiamo beccare anche questa, cioè nella nostra vita non No, bastava. aspetta, mi No, sono perso qualcosa, mi sa. Sì, ci Meglio. saranno. Beh, l'avevano già fatto con i Guardiani della Galassia e c'era proprio Rocket Raccoon che c'aveva un RX-78 modificato, tra l'altro anche con lo stesso mantone. Però era Rocket Raccoon, quindi No, già sì, era sopra RX. ci sarà questa saga che si chiama proprio Avengers Mecha, una cosa del genere, Mamma mia. e in cui ci saranno dei robottoni che avranno proprio le fattezze degli Avengers, ma proprio i robottoni giapponesi. Però io ho da fare con i mutanti, io sto a Krakoa, quindi quelli No, ve li beccate no, ma voi. io li salto a più e pari. Ma no, ma io guarda, proprio per misantropia me li leggo invece, voglio andare a parare, perché com'è possibile? Cioè, perché? Beh, hanno già fatto in realtà il crossover con l'attacco dei giganti. Sì, Sì, no, ma... ma pure i Transformers ci mancavano, infatti era da un po' che poi non finivano in un albo Marvel, quindi è giusto che Beh, ma considera che nei primissimi numeri della serie Superman Batman, però quella del 2004, vero, c'era il robottone con la faccia mezzo Superman e mezzo Batman, è Kix lo esatto, scorretto, disegnato da Ben disegna Guinness se non sbaglio. da un McGuinness più bombastico che mai, diciamo. Eh sì, è vero, c'è ragione anche te, che non... appunto bastava già quello, no? Cioè dovevamo ancora, Esatto, cioè credevo abbiamo che pagato Dazio, quindi. ragazzi c'è il manga della Justice League, io vi ricordo sempre. Come no. E tra l'altro del nostro amico Francesco Mobili che abbiamo intervistato, un ritorno dopo One More Day. Voi avete letto l'episodio One More Day di Daredevil? No, ancora no. Però purtroppo so cosa succede. Appunto, non diciamo altro. Riciclato Non fuori diciamo altro. Mefisto? No, succede qualcosa che non doveva succedere. Cioè, lì è stato veramente un passo falso importante di DC Zark, mi spiace dirlo perché fino a quel punto ho adorato quasi tutto quello che scrivevamo, ma lì ha detto no.
Eppure, diciamo che il disclaimer in copertina c'era, perché quando c'è scritto One More Vuol Day, dire, lo so, ho capito, però tu devi vuol vedere, dire che e ci stanno dei Masolino. danni in arrivo. Eh sì, lì c'è stato proprio il petardone, perché veramente, vabbè, andiamo avanti, non ci pensiamo. Vabbè, Deadpool, non so voi, ma io devo aprirlo. I Fantastici 4, 29, perché c'è la cosa tutta così che fa impressione, mannaggia. Cos'è Anche i che Fantastici 4, onestamente, per me sono evitabili. è? Ma oramai i Fantastici 4, secondo me, hanno perso completamente il treno. Quegli anni senza essere pubblicati, ma proprio è brutto dirlo, però No, secondo era. me è solo colpa di Slot. Non le ha neanche messi in mano a sto autore geniale. Allora, sì, io la penso così, però è comunque l'autore che per 10 anni ha tenuto botte banco su Spider-Man, quindi insomma. Sì. Però diciamo che un rilancio importante dei Fantastici 4 secondo me doveva passare per un autore molto più importante. E capisco che Hickman c'era già stato, Morrison sta alla DC, che adesso al di là di quello che ne pensiamo noi comunque è un Sì. autore di strarichiamo. Non lo so, io avrei messo qualcun altro, Ewing. Ewing. Eh Ewing, Remender, sì. cioè, insomma. Cioè, ma Però pagavano le tutti, Maiva? esatto. Sì, A proposito di Le Maiva, ma la fine della sua saga su Sentry, ma che fine ha fatto? bella domanda. È in stand-by, non lo so. Sta scrivendo Chi de un Fosse per Andrea, la fa proprio per lui. Esatto. Sì, Cioè, esce lui c'ha una proprio, copia. c'ha la tua foto sul desktop. Quando l'accende si mette a scherzare per te, qua. Quindi, che gli vogliamo dire? Colpa di Andrea. Andrea, Ok. smetti di leggere Gideon Falls? Io provo. No, fa bene a leggere una gran È serie. bellissimo, bellissimo. X-Men 15, va bene, ne abbiamo già parlato dell'X-Men. Assolutamente sì. Andiamo. Marauders, New Mutants è una serie fighissima. Molto, Io. molto bella. Vabbè, ci sono tutti i Mutants Molto originali. bella che giustamente con i disegni omaggia il grande Shankewitz, però omaggia ma senza fare il verso, cioè omaggia nel senso più genuino del Sì, è termine vero. e mi piace molto. Poi sia Marauders che New Mutants hanno proprio una freschezza di storie veramente belle, belle, belle. Sì, no, ma poi Infatti. era New Mutants, tipo che ero innamorato pure della serie, quella degli anni, inizio anni 2000, quella di Zeb Wells e di Nunzio De Filippis, cioè basta che c'era New Mutants dentro, io ero contento. Sì. Ma sì, ma perché sono stato il mio primo gruppo mutante, ma cioè, che cosa gli vuoi Ma dire? tra l'altro, quanto ci scommettete che da qui ai prossimi mesi uscirà anche Generation X? Ma per forza, che fai? Non lo puoi uscire, È scusa. l'ultimo titolo che è rimasto da recuperare. Tra l'altro, ricordiamo Marco Lupoi, sicuramente sta facendo tardi per seguirci. L'omnibus di Generation X di Chris Bucalo. Per favore, Marco, cioè, non ti chiediamo mai niente, compriamo quasi tutto quello che pubblichi. Tra l'altro, mi rivolgo all'amico Marco che ci segue, ma visto che adesso Panini è detentrice dei diritti della Marvel e della DC, perché non ristampare Marvel versus DC, che insomma non è mai stato ristampato? Perché secondo me né la Marvel né la DC hanno più i diritti di Portal, o come diamine si chiamasse il personaggio quello, Axis. Axis si chiamava. Axis, sì. Quindi secondo me sarebbe un ginepraio, perché non è mai stata più ristampata, credo, manco in America come serie. Ma guarda, secondo me in volume sì. Tra l'altro è stata ristampata da Planeta De Agostini in un'edizione bellissima, JLA Avengers, Ah sì, ce l'ho, come no. che era Edizione stata Absolute. pubblicata in Italia, è stata pubblicata prima sotto forma di miniserie Prestige proprio da Panini. E poi Sì. Planeta De Agostini ha fatto un Absolute, scusate, non un omnibus, un Absolute bellissimo che Bellissimo, io anch'io. ho, e veramente bello. Quella fu una delle prime cose molto belle che fece Planeta De Agostini. Sì, uscì, se non ricordo male, ad aprile 2008, che se ci penso adesso, sono passati 13 anni e mi vengono i brividi. Perché era il primo mese che ero qui a Milano, cioè io ero arrivato qui a Milano a fine aprile, e quell'aprile lì era l'aprile nero, perché uscirono 4-5 Absolute, e io dicevo, mamma mia, 5 fumetti da 50 euro nello stesso mese, e mo' come faccio?
folle pensando a quello che sta uscendo in questo periodo. Cioè, ma così, tanto per farci del male, Daniele, quanti anni avevi nell'aprile del 2008? Quasi 11. Quasi 11, Mario. Cazzo. Quasi 11, neanche 11. No, 11 li avevi fatti a luglio. A luglio. Cioè, capito. C'avevi l'età delle mie figlie, ora. Cioè, rendete conto, io me vado a studiare. Ancora ricordato quanto fossi schifosamente giovane. Ma no, schifosamente, scandalosamente. Attenzione, perché qui c'è un altro schifoso, perché dice che lui quasi 13. Era quasi 13. Vergognati e abbandona subito questa live. Allora siamo quasi coetanei. Sì. Sì. Allora, quindi dai, andiamo avanti. Andiamo avanti, che per non pensarci. Ah, oh, Wolverine, esatto. Bella sta copertina, stile l'impero colpisce ancora. Non è vero, non c'entra niente, però è bellissimo lo stesso. Perché quando vedi una mano tagliata, ormai il pensiero. Ormai va lì, solo che però, essendo una mano con le ossa di adamantio, ti chiedi pure come abbia fatto a essere tagliata quella mano. Chissà, comunque Wolverine pure è una serie interessante, mi aspettavo un po' di più, veramente, però... Sai che però anche le matite di Kubert ci funzionano bene, non è malvagio. Sì. Cioè, no, abbiamo letto serie molto peggiori di Wolverine. Ma cioè, che scherzi. Avercene. Vabbè, X-Factor, ovviamente, con Siren. X-Force. Se finiscono le serie mutanti, magari... andiamo anche a letto presto, ok. Marvel integrale, Spider-Man di Jean-Marc De Matteis, e questo fanno pure i team up. Lì... Del 3, sì. Il 4. Il 4, sì. Beh, lì potrebbero anche pubblicarlo però un piano dell'opera, visto che è l'unica che non sta seguendo un arco preciso, perché potrebbe essere pure interessante da... Guarda, in realtà questa cosa la stanno facendo anche sugli X-Men integrale, perché per esempio hanno pubblicato Magic, hanno pubblicato Giorni di un futuro passato. Beh, cioè, mica in realtà, hanno pubblicato pure Wolverine, quella di Frank Miller. Wolverine, questo mese, come no? Quella di Claremont e Miller. Quindi in realtà non è quasi sbagliato dire gli X-Men di Claremont, è proprio stanno rifacendo tutto integralmente quell'arco narrativo, compresi spin-off, che è la stessa cosa che faranno col Superman di John Byrne alla fine. Di cui sta uscendo il secondo volume come il primo che abbiamo preso noi, Sì, finalmente, perché dovevo uscire il 21 gennaio, invece ha tardato un pochettino. Vabbè, ma gli orari, cioè le date di uscita sono un po' bislacche, diciamo, in questo periodo. Sì, però insomma. Il 18 febbraio il numero 2 doveva uscire, mi sembra. È uscito il secondo della Panini, il Bonelli dei Panini di Superman, è uscito, sì. E tra l'altro mi sta dicendo il mio fumettaro che sta andando molto bene, cioè i primi due numeri li ha dovuti riordinare più volte perché non pensavo andasse così male. La qualità delle storie è innegabile, il personaggio straiconico, ma io fossi un autore insomma chiamato dalla DC per occuparmi di Superman, io partirei assolutamente dalle storie di John Byrne. Cioè io non farei, non mi inventerei cose troppo assurde, troppo strane. Riparti da lì, perché la cosa straordinaria di Byrne, e lì si vede che veniva dalla Marvel, che lui ha puntato sull'umanità, cioè lui ha puntato su Clark Kent e poi su Superman, perché lui ci ha fatto conoscere bene i genitori, ci ha fatto conoscere innanzitutto Clark e poi Superman. Il supereroe dietro, sì. Esatto, è tutto il cast di comprimari che è stato gestito nella maniera migliore possibile, perché tu a un certo punto ti rendi conto che Lois Lane, Jimmy Olsen, Perry White sono amici tuoi, li conosci, cioè sai proprio capisci cosa pensano. È stata quella la grandezza di Byrne, che si vedeva, ripeto, quello l'imprint Marvel, quello c'è poco da fare. Ma era quel Byrne lì, sì. Purtroppo anche lui ha superato il suo picco, ha scollinato e poi dopo è sceso in basso, però sì, obiettivamente. Però insomma, se il picco è stato quello, voglio dire. Cioè,
Poi Avengers senza ritorno cala la notte. Questa era una miniserie che era uscita settimanale, se non mi ricordo, che era a Sì. sua volta il sequel di Norodom, se non sbaglio, che si chiamava. Esatto, sì. Dove c'era Victory, che era questo personaggio che non era un vendicatore, ma che avevano spacciato per un vendicatore un po' alla guisa di Sentry. Ah, carina questo qui, poi è Yuin, Questa è ma carina, poi... sì. Sì. E questo infatti fa parte delle cose che sicuramente mi... Allora, vediamo un po'. Sarà quindi un cartonato di 27 euro, 200, no, 300 pagine, non riesco a leggere bene. 256. Vabbè, 256 pagine, 27 euro. 10 numeri, tutto Sì. sommato ci sta, ci sta. Assolutamente sì. Vota Lobby Loki. presidente. Oh, e qui si vede che sta arrivando la serie su La Disney serie, Plus. sì, perché questa è una ristampa, se non sbaglio, perché già Sì, questo faceva parte delle storie di Aaron della potente Thor, quindi post Secret Wars 2015, e in realtà è stata una mini anche simpatica, secondo me. Non è Sì, stata una banda, però però. sono un po' fill-in. Sì, Io sì. questa la salterei onestamente, perché No, sì. sì, no, non è necessario riprenderla, però per chi volesse comunque una serie simpatica. Tra l'altro Assolutamente. Angela in seconda fila, personaggio storico dell'universo di Spawn, fa sempre un certo Sì. effetto, però vabbè. È la sorella di Loki, tra l'altro, adesso nella Sì, Marvel. esatto. Sorellastra. Agents of Asgard. Pure questo è abbastanza, beh, Incredibile. questo, però qui c'è un po' di tutto per la verità. Si chiama Loki Agent of Asgard, poi c'è un Amazing Spider-Man in due numeri, Journey into Mystery un numero, Silver Surfer un numero, vabbè, infatti è un brossolatino alla fine, non è nulla di Sì, sì, che. sì. Sì, è proprio tutto per la serie. Poi Young Avengers, la crociata dei bambini, questo era molto bello perché poi riprendeva fra l'altro i giovani Vendicatori che infatti compaiono qui. Alla Nineberg, che era quello che li aveva creati, che era anche il creatore di D.O.C., se vi ricordate, storica Esatto, serie come che ha turbato i sogni degli adolescenti in ordine cronologico dopo Dawson Creek e dopo Beverly Hills, quindi insomma. no? Io lo so perché l'ho Cioè, vista. non avevamo dubbi che tu vedevi quella roba. Noi eravamo cresciuti a 90-210, quindi ci sembrava roba per ragazzini quella, però in realtà... No, no, però allora dice Daniele: tanto telefonata per me. E che cosa? Mi sa questa qua forse Ah, la crociata dei la crociata bambini. dei Questo. bambini. Io questo penso di prenderla. Io ce l'ho in originale, questa è carina. Ma sì, anche qui diciamo una scelta probabilmente dettata da WandaVision di Sì, ristampare questa serie. Ma ma per ci sta, forza. insomma. È giusto. Qui un bello speciale sul fenomeno. C'è la serie del 2020 sul fenomeno, vabbè, d'accordo Fabio Nicieza e Ron Garney, quindi autori che più anni 90 di così si muore. Beh, Vabbè. però insomma, io a Ron Garney voglio sempre bene, quindi. Sì, però ecco, questo è interessante invece, il secondo volume del dottor De... Se poi ci dicessero che fare con il primo che aveva una pagina bianca stampata al posto di un fulmine a tavola. Magari sarebbe anche bello, ma anche, cioè, ecco, vedi, lì potrebbero fare una cosa figa, tipo fanno la pagina adesiva e tu l'attacchi lì. Esatto. Una bella pagina adesiva, Cara di visto che costa. di figurine se ne intendo. Sì, il problema è che se sbagli ad attaccare un adesivo grosso come una pagina, cioè, Sì. fai un disastro, cioè, diventa una cosa terribile. Però no, serie incredibile questa, molto bella. Cantuella se la cava benissimo, la roca superlativo. Non so se voi la state leggendo. No, non l'ho ancora letta questa. No. No, merita. Vabbè, meglio serie col Dottor Destino, che è uno dei personaggi più Eh beh. incazzosi e permalosi dell'universo Marvel, mi piace. Ma in generale, Ma sì, cioè no, ovviamente. non solo l'universo Marvel, Sì, non è oh, vero. poi qui Poi. continuano i cartonati di Thor con Ovvio. Vigilia di Guerra, questo è il Sì, è secondo del nuovo ciclo vero. di Donny Cates. Esatto. No, è Jason Aaron. No, qui siamo ancora a Jason Aaron. È quello di Ancora Mai c'è. Jason Aaron. Sì, è proprio una Ah, è delle vero, ultime è vero. cose. Quindi, sì, è il È quello che secondo poi porterà la guerra dell'ultima dei serie. regni. Sì, Sì, penso. siamo in zona la guerra dei regni. A me spiace di questo volume di Dan Slott di Iron Man perché l'avrei preso solo per la copertina. Perché la Beh, copertina è fantastico. geniale. È proprio una cosa superlativa. Però non avendo preso il primo di Dan Slott. Richiami il demone della bottiglia, no? Beh, sì. Esatto. Sì,
Attenzione perché Antonino ci dice hanno sostituito le copie fallate. Vedi, è questa. E, no, vedi, non lo sapevamo, quindi... Antonino, puoi... dici di più perché io non ne so assolutamente nulla. Ma però non è arrivato manco un annuncio ufficiale di Panini, però. Cioè, non so se me lo sono perso io, però non ho visto niente del genere. Good to know. Venom, la guerra dei regni, Callum Mann, non è quello di Dark Ark? Sì, ah. È lui. Tra l'altro, serie molto divertente che vi consiglio, la pubblica esatto, sì. Edizioni BD, Carina, è è vero. straconsigliata, sì. Poi, Agente Venom, progetto rinascita 2.0, Reminder. Vabbè, sono storielle di 10 anni fa, tutto sommato... Boh. Sì, io queste le avevo prese nello spillato che si chiama Spider-Man il Vendicatore, che era una testata antologica in cui pubblicavano anche queste storie di Venom, che non erano malaccio comunque, No, erano no, no. carine. Dice, allora Daniele dice, ecco qui, ma scusate, il volume 3 di Venom di Cates non c'è? Sì, è No, già è uscito il volume uscito. 3. O forse esce il Sì. mese prossimo, manco, cioè è a marzo, quindi ancora non è uscito, però credo che sia No, così. no, ma è uscito il volume 3 di Sì, mi Venom. sembra che Sì, sia uscito, se sì. vai sul sito Panini lo puoi sicuramente trovare. Ah, Antonino ci dice tramite fumetteria praticamente appena se ne sono accorti. Devo parlare con il mio fumettaro allora. Perfetto. Esattamente. Ottimo. Carnage. Beh, ma la copertina è fighissima. Copertina fantastica. Questo potrebbe valer la pena di prendere, credo. Anche perché è una serie unica, quindi è quasi un mini omnibus, 360 pagine, 36 euro. Sì, insomma, tutto sommato è giusto, cartonato. Sì, questo poi Jerry Conway non mi dispiace come idea, quindi questo potrebbe essere un'idea. Avevo pubblicato già dei fumetti di Carnage in cartonato piccolino, non vorrei che questa fosse la ristampa, però no, non credo, perché No, 2015. Carnage, mi sembra. No, Maximum Carnage era molto prima. Questo secondo me l'hanno già pubblicato, non vorrei sbagliarmi. Allora, Daniele dice, ho i 3 volumi cartonati, ne vale la pena, di Infatti, Carnage. secondo me erano già pubblicati in effetti. Meglio dare un'occhiata. Attenzione, perché qua c'è Oh, qui Spider-Man questo 2099. volume 4. E Stanno andando forse oramai. l'ultimo? Non so se è l'ultimo, forse. Perché dovrebbe essere l'ultimo? Si fermavano al numero 33, non vanno più avanti. No, e Spider-Man 2099, quanti numeri è stato? Aspetta, non mi No, di ricordo. più di 33. Vediamo un po', te lo dico subito. Allora. Bello perché la voce su Wikipedia è ancora Uomo Ragno 2099. Beh, giusto, come è giusto che sia, ovviamente. Esattamente, allora no, ha chiuso con il numero 46, quindi ci sono ancora un Quindi, paio di volumi. Quindi ci sarà, quindi si chiuderà al quinto secondo volume, dai. me al quinto, perché questo 23-33 più un Unlimited più qualcos'altro, quindi secondo me riescono a infilarci dentro l'ultimo volume e basta. Sì, Beh, sì, sì. ottimo. Beh, 5 volumi è giusto, dai. Va Esatto, bene. vabbè, ma Steve sono sempre ottime iniziative. Adesso Sì, questo sì. vabbè, un po' vecchiotta come storia, ma bellissima. Allora, aspetta, è che Daniele chiede a proposito, aspetta che lo facciamo vedere anche in Sì. sovraimpressione, così. Dice, a proposito, sapete dirmi se anche in America le varie serie 2099 non sono mai state finite? Allora, sì, te lo sappiamo dire, nel senso che a un certo punto le hanno chiuse in fretta e furia, perché purtroppo non vendevano più molto, e quindi la Marvel si è ritrovata a chiuderle con... diciamo, finendo tutte le saghe alla bella e meglio, in Italia è stato pubblicato praticamente tutto e sono finite con la miniserie 2099 World of Tomorrow, e, però insomma non meritavano sicuramente una fine migliore, ecco, Sì, poi questo molte senza erano ombra anche di dubbio. valide. Sì, ma guarda, Sì. Spider-Man 2099, Doom 2099 che è un capolavoro, Ghost Rider 2099, e io ci metto in mezzo anche X-Nation perché era molto carina. Che non è X-Men, X-Nation, sì. Sì, perché c'erano X-Men. Sì, X-Nation era veramente Generation X 2099 Sì, sostanzialmente, sì, sì, sì. E poi e non c'erano era.
c'erano altre cose tipo Punisher, Ravage, i Fantastici Sì, 4. erano tutte cose evitabili, insomma. Il problema è che purtroppo ne avevamo parlato in una delle scorse puntate. Il problema è che hanno ingolfato il mercato con testate 2099 e alla fine sono implose, che è stato un errore che poi non hanno commesso con l'universo Ultimate, su cui invece sono andati con i piedi molto più di piombo, e infatti è durato molto di più. Esatto. Io, ecco, Spider-Man volevo recuperarlo, quindi sicuramente lo recupererò appena è finito. Però spero che ristampino anche le altre, perché mi interessava in realtà un po' tutto il mondo Beh, 2099. allora, beh, Doom era stato già ripubblicato in due Sì, brochurati. però guarda, ti dico che visto che la collana che sta ospitando queste storie si chiama 2099 Collection, secondo me è Magari probabile qualcos'altro, che sì. appena finisce Spider-Man attaccano o con Doom o con qualcos'altro. Sì, se scelgono Doom fanno una gran cosa, se scelgono altre Sì, beh, cose è un po' ma meno. anche Ghost Rider, che per l'epoca era Sì. veramente innovativo. Beh, Vediamo, vediamo, era un insomma. po' il periodo di Ghost Rider, perché comunque sulle linee Marvel c'erano i Midnight Suns, che insomma era un Sì, po' più o meno lì. infatti. Vabbè, gli stupefacenti X-Men, talenti pericolosi, grande idea pubblicare queste storie, Whedon e Cassaday. Oh, Dovremmo tra guardare. l'altro, queste storie sono generalmente molto sottovalutate. In realtà questo è un signor arco narrativo degli X-Men. Altro che. Quindi, questo volume Must Have, io ve lo straconsiglio. Ci sono anche due volumi della linea Marvel Graphic Novel, quella che sta facendo la Hachette, con queste storie qui, oppure c'è l'omnibus degli Esatto. stupefacenti X-Men. Prendetelo, Sì, perché ragazzi, sono troppo sottovalutate queste storie. In realtà sono scritte bene e disegnate anche meglio. esatto, e poi tra le altre cose io l'ho riletta di recente e mi ricordavo che c'erano tantissimi riferimenti all'X-Men di Claremont, cosa che è verissima, però in 20 numeri praticamente non c'è uno dei soliti villain, sono tutti No, ma è villain vero. nuovi e quindi questa cosa è assolutamente interessante. Poi vabbè, è chiaro Sì, che per sì, i sì. fan di Claremont è una strizzata d'occhio continua, perché ci sono tantissimi riferimenti al mondo dell'X-Men così come lo abbiamo fatto noi. The Ultimates, edizione definitiva, che cosa dovranno aggiungere ancora? Perché comunque Ultimates 1.13, Ultimates anno, ecco cosa aggiungono, l'annual probabilmente, e Ultimates 2.1.13. Ah beh, c'è anche il 2, c'è anche Ultimates 2. Questo penso lo recupererò perché non ho mai letto gli Ultimates. Una Ma grande serie. le prime due serie erano proprio fighe, sì, è Sì, vero. una grande, grande serie. Diciamo che se esiste il Marvel Cinematic Universe è Per anche grazie a questo, queste serie. sì. Beh, sì, attinge molto da quanto so Sì. dall'Ultimates, sì. È molto di più di tante altre cose, sì, assolutamente. Già dal fatto che c'è il Triskelion, il Nick Fury, Samuel L. Jackson, Sì. ma lo stesso Iron Man, tutto sommato, forse è abbastanza più simile a Robert Downey Jr. dell'Iron Man tradizionale. Sì, assolutamente. Non identico, poi fra l'altro la Vedova Nera e Occhio di Falco prima non erano così insieme come in Ultimates. Sì, ce ne sono parecchi di riferimenti. Oh, ecco Tigre, Cioè, Furia Felina. io ho letto Furia Felina e mette il crossover. E beh, questa è roba per me perché si tratta di classici assoluti. Poi, fra l'altro, Sì. 432 pagine, 338 euro, mi sembra anche tutto sommato giusto, un po' di materiale classico. Sì, sono quelle cose che sono fatte per i fan della nostra età, Andrea, anzi, età, nostra età e a salire, in realtà. Sì, anche di più, sì. Sì, Questa è però. più per i Infatti, cinquantenni, non ha molto appeal per me. Male, malissimo, perché lei, fra l'altro, è stata anche l'amante di Hank Pym, se non mi ricordo male. come no? Che Ma c'era neanche nel ciclo di Bendis, forse. un po' prima O forse, sbaglio, forse un po' no, prima. prima, perché c'era Janet Van Dyne che lo prendeva in giro e non sopportava il fatto che lei poi lui potesse andare con una donna che avesse il pelo. Dice, come fai Sì. con tutto quel pelo? Vabbè, l'innocenza dei fumetti degli Ah anni no, è 2000. molto, ma mi sa che addirittura era il ciclo del ritorno degli eroi, forse. Sì, Mi sembra sa di che era farti. quell'epoca lì.
Sì, proprio roba vintage, molto vintage, però vabbè, Tigger era un personaggio simpatico, dai, tutto Ma sommato. sì. Moon Girl e Devil Dinosaur, io non so perché dicono che sia young adult, a parte che questo formato è assolutamente avvincente, ma le storie non sono malvagie, tutto Insomma, sommato. sì. Vabbè, Giant Size Avanti. del Marvel AVX, vabbè, bella. Avanti. Marvel Omnibus X-Men, l'ombra di Onslaught. Questo mi interessa. Eh sì, qui siamo, cioè qui dovrebbe essere poco prima di Onslaught, quindi a quel punto io spero veramente che Onslaught rifacciano un cofanettone natalizio con tutta la Sì. saga, ma È per forza. probabile che per Lucca a questo punto ci sia, dai. Sì. E attenzione Vabbè. che quando dico per Lucca, in realtà intendo il periodo Per novembre, eh sì. che è novembre, che insomma, non penso che anche questa. Ah, No. tra l'altro, a proposito di Lucca, pochi minuti prima che noi andassimo in diretta, è arrivata la notizia che il San Diego Comic-Con anche quest'anno si terrà soltanto in formato Live. streaming, e quindi Strano. vabbè, ma giustamente non si poteva fare altrimenti, ragazzi. Quindi No, mettiamoci l'anima in pace quest'anno perché. le fiere non ci saranno, forse se ne No, riparlerà l'anno prossimo. vabbè, ragazzi, ma adesso battute No. facili a parte, la Lombardia, quindi ne parlo con un pochettino di cognizione di causa, ritornata oggi in zona arancione. Il paese in cui vivo io, che è alle pendici di Milano, nel senso che esci dal paese dove vivo io ed entri a Milano, quindi siamo proprio attaccati, da mercoledì diventerà arancione rinforzato, che è un modo politico per non dire rosso fondamentalmente, perché poi alla fine di questo si tratta. Infatti hanno già chiuso le scuole, chiuderanno le scuole per una settimana, lasciando però tutti gli altri vantaggi della zona arancio, cosa che complica notoriamente la vita a chi ha due genitori come noi che lavorano, perché i figli staranno a casa in dad e quindi dovremo fare ancora una volta i salti mortali per gestire la questione. Sai, ragazzi, Però purtroppo non ne stiamo siamo ancora vivendo. fuori, non ne siamo fuori. No. E perché sento anche facili battute come, ma adesso chiudono ora così siamo liberi a Pasqua, scherzando sul fatto che era stato così anche a Natale, no? Avevano chiuso prima di Natale, così dovevamo essere liberi, tra virgolette, a Natale, però poi non lo siamo stati. Ragazzi, purtroppo siamo in una pandemia, rendiamocene conto, e come vedete. Non è il governo che decide queste cose in realtà, ma sono tutta una serie di esperti perché il governo è cambiato, ci sono altre persone adesso, Eppure eppure il discorso non purtroppo, cambia, esatto. purtroppo la musica rimane la stessa. Dobbiamo Facciamone stringere i una denti, ragione. quindi inutile che leggo da più parti, ma chissà se quest'anno, ragazzi, no, non si faranno le fiere quest'anno, è No, impossibile. no. Magari. Però vedete quanti problemi ci sono con la vaccinazione, con tutto quanto. Esatto, quello poi è abbastanza notevole, il fatto che la vaccinazione non sta ancora diventando una cosa troppo comune. Se fossimo già a un Speriamo, guarda, livello alto vediamo il lato positivo della cosa. Ecco, la Sardegna è diventata la prima regione bianca, come quello. cioè Esatto. bianca vuol dire che la Sardegna può tornare. Stiamo entrando nella terza intervista praticamente. Siamo già Beh, entrati. vabbè, Conan. Saladin Questa è la Ahmed è storia. lo stesso autore di Miles Morales, molto Sì, bravo. sì. Quindi passiamo alla DC, direi. Oh, e qui. Oh, Prima le copertine. Le abbiamo citato, insomma, Fast and Furious, copertine. ma Mo, qui anche qua. Ma direi qua che si va siamo. oltre, si va oltre. Sì, qua siamo nella Ci sono ionosfera, praticamente. due copertine, che poi ci saranno due variant. Una con le band cover e un'altra metal cover. Ecco. Sì, Sì. comunque io stavo notando, perché io mi ero fermato, c'era Death Metal che era la miniserie principale e la miniserie di Flash si chiamava Speed Metal. In realtà non finisce così perché l'arco narrativo che c'è su Justice League si chiama Doom Metal. Cioè proprio Certo. ci sono andati a puntare dei, che poi fra l'altro l'arco narrativo l'ho letto in questi giorni, Doom Metal è una figata assurda. Cioè veramente bello, divertente, un sacco di cose fighe che succedono. E poi dopo sono precipitato nell'abisso gioioso di Justice League Dark. Cioè, ragazzi, è una serie meravigliosa. Sì, Sembra di leggere un molto bella. fumetto Vertigo.
sembra già un frutto, sì. Perché a parte Wonder Woman che sta lì perché bisogna avere qualcuno che rilanci le vendite, giustamente. Però la cosa che su Justice League, no? Giusto? Sì, sì. La cosa che mi incuriosisce, fra l'altro ne parlavo con il mio fumettaio che è anche patito di metal, è perché non hanno preso band di death metal vere, cioè hanno preso band metal commerciali. Te sei risposto da solo. Sì, no, cioè, no, anch'io lo so, certo. Perché, purtroppo le devi vendere queste copertine. È vero, però se vedi vai a prendere comunque una fascia di mercato che siamo ben oltre gli Anta, perché Megadeth, cioè, adesso il nostro simpatico e giovane Daniele, secondo me, se ha visto un disco di Megadeth non ha ascoltato, giusto Daniele? Ecco, non li ho, cioè, li, so chi sono, ma non li ho mai ascoltati. Anche perché la settimana scorsa con Agozzino è andato in una dissertazione sul rap, quindi sì, vabbè, sì, il mio genere è fondamentalmente quello. No, no, ma non senza un bel dubbio, però cioè, i Megadeth sono una roba anni 80, cioè, anni 90 al Sì, massimo. sì. Ma vabbè, ma per dire, loro in un crossover che si chiama Death Metal ci hanno inserito la Lacuna Coil, che Vabbè. con tutto il bene io posso vedere Ma no. a Cristina Scabbia. Lacuna Coil, death metal proprio, No, ma anche insomma. metal ogni tanto, cioè pop metal, sì. Sì, vabbè, Vabbè, hanno fatto la colonna comunque. sonora di Daredevil, nel film quello con Ben Affleck. No, quelli erano gli Evanescence. Evanescence, è vero, c'è ragione, vabbè, meglio di No, perché parcheggio. si somigliano parecchio come Ma beh, gruppo. infatti io li archivio nella stessa... Va bene, death metal su Batman, ovviamente ci sono delle variant Certo. che Che naturalmente... io prenderò tutte perché sono malato di variant. Oh, ma tra l'altro attenzione che questo è Batman Death Metal 2, cioè è una miniserie di Death Metal con Batman protagonista. Esatto, Quindi che ha personaggi... No, no, non è non la... è un tie-in nella testata regolare, ma è proprio una Esatto. miniserie a parte. Che vediamo Batman con questo pick-up, questo bat pick-up che effettivamente... È molto alla Mad Max questo. Mamma mia. Con dietro Swamp Thing che sta diventando un personaggio importantissimo all'interno dell'universo DC. Poi Batman Death Metal Mixtape Volume 1, quindi oramai i titoli musicali si sprecano. Sì, che figata. E Che vabbè, poi che ce Death ne sono? Metal parte da marzo. Da No, sì, no, marzo-aprile. a febbraio, perché questo è già il secondo mese, ragazzi, non vorrei dirvi una No, stupidaggine. febbraio non è parte da Death Metal. Ah, no, giusto. Da marzo, No, eccolo No? qua, C'è Death ragione, Metal 1. Batman Death Metal Band Edition, hai ragione, è vero, parte da... Attenzione che il grande Daniele è qui ha scritto, vediamo un po'. Aspetta che non va in sovraimpressione. Ragazzi, non sarà Lo mai come so. Punk Rock Jesus che c'erano easter egg dei Dead Kennedy, eccetera, eccetera. Lo so, però Punk Rock Jesus era della Vertigo, era un prodotto un po' più di nicchia, diciamo. Tra l'altro, signor volume, recuperatelo, insomma, l'ultima edizione della Lion, Molto bella, recuperatela sì, se ce l'ho in potete. quell'edizione lì, è vero. E vabbè, comunque anche il Superman di death metal, tamarraggine, mica, te la scherza. Esatto, non mi sembra secondo a nessuno. No. La serie regolare che finalmente torna a Pubblicare la serie di pubblicare le Superman. testate nelle continuity, insomma, finalmente. Quindi vediamo Superman 19, che adesso ricordiamo è diventato mensile. Probabilmente hanno dei tempi più lunghi. Poi c'è Batman Superman 11, che è una serie molto carina di Joshua Sì, sì, Williams sì. e Max Trainor. Tra l'altro di recente ha cambiato formato, quindi adesso sono solo 24 pagine per 3 euro, quindi si prende e si legge in 2 minuti, quindi anche questa è straconsigliata. Sì, ma vabbè, 3 euro comunque, insomma, 24 pagine. No, sono tanti, sono tanti, però sto Sì, dicendo sì. comunque. Cioè, quanto costa Topolino, tanto per fare un paragone assurdo e inutilmente polemico? Sì, credo 3 euro, 3 euro, sì. Ecco, forse, sì, 3 ma euro no, dovrebbe essere. 2,50, 3 euro, sì. Sì, però sono 96 pagine brossurate. 96, così poche. No, forse di più, 112, non so quante pagine Mi sono sa dopo lì. 112. 112 Avrei pagine. detto ancora di più, e va bene.
poi Detective Comics, questo è Batman 21 e il 22 Batman mantiene la quindicinalità. Eh sì, sì, perché sì, oramai sì, siamo vicinissimi a... No, beh, siamo quasi, l'abbiamo superata pure, no? No, siamo in The Joker War. Cioè una sì, 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 è nel pieno di Joker War. Come molto no? Bella, fra l'altro, come saga. Flash, sono rimasto un po' indietro su Flash, però... Sì, questa è una delle serie che io aspetto in volume. Appena sì, Panini ristampa i volumi dall'uno. Allora, secondo me lì... se la sono giocata male con le varie forze oltre a quella della velocità, cioè perché fa un po' come gli spettri, che non c'era solo la lanterna verde ma c'erano tutti gli spettri, non c'era solo la velocità, c'era il peso, la massa, l'accelerazione, ho capito, però sì, variamo. Guarda, diciamo che Flash anno 1 è stato carino, poteva essere fatto un po' meglio, però non lo so, gli manca qualcosa a Flash per fare quel salto di qualità. Comunque sia Flash di Lanterna Verde, sto aspettando anche le ristampe da Rinascita, quindi dall'inizio fino a qui. E arriveranno. Sì, 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 sì. No, mi sa che forse qualcosa è già uscito. È uscito Lanterna Verde Rinascita, che è la prima miniserie di James del rilancio Rinascita, anche perché devo essere onesto, la run di Morrison la sto leggendo in americano, anzi l'ho anche interrotta perché non mi stava piacendo, boh, non lo so, non mi attirava più di tanto. Che lì il problema può essere anche la lingua, perché comunque anche io quando leggo Morrison in americano lo trovo veramente ostico. Adesso, cioè, leggo tante cose in americano, Morrison ho bisogno di rileggerlo anche in italiano. No, ho preferito aspettare ristampe dall'inizio del ciclo Rinascita, quindi per leggermi anche tutta la saga di Voltum e via dicendo, e arrivare poi a Morrison tutto in volume. Sì. Però, ecco, no, fra l'altro in America neanche hanno pubblicato la seconda stagione di Green Lantern in volume, non so per quale, hanno pubblicato solo la prima, quindi o non sta andando un granché bene o hanno in mente grossi piani. No, ma la faranno. Ma sì, penso anch'io di sì. Aquaman, sì, è carino, a me continua a piacere, tutto sommato non è eccezionale, però Wonder Woman, io sto confidando moltissimo in questo nuovo rilancio che ci sarà fra qualche mese. Queste sono un po', sì. Eccetto Terra Morta, non ho letto nulla di valido di Wonder Woman ultimamente. Ma Terra Morta è uscito pure il quarto? Sì, mi sa che è già uscito il quarto, sì. Quindi si può spoilerare l'arma che utilizza, no? Perché voi non l'avete letta, quindi non posso spoilerarvela ancora. No, sarebbe di una crudeltà inaudita se ve la spoilerassi, però il fatto che adesso hai acceso la mia curiosità. No, leggilo, non voglio rovinartelo, però è veramente una figata. No, Terra Morta è molto molto bella. A proposito di tamarraggine, tra l'altro. Justice League 11, allora, questo arco narrativo io l'ho letto qualche tempo fa, è il primo post Snyder, post Venditti. Sì. Ha una ha una curiosa valutazione sul potere e la capacità di intervento della Justice League in casi che non conoscono perfettamente. La storia è un po' fiacca, però in realtà fanno dire un sacco di cose interessanti a Wonder Woman, quindi merita. Bene. Poi partono i Bonelli di Snyder, c'è poca roba della DC comunque rispetto alla Marvel ancora, non siamo allo stesso livello. No, aspetta. Vai. No, tra l'altro, guarda i disegni del New 52, guarda già come ti sembrano invecchiati rispetto ai personaggi DC. Sì. Tra l'altro questo costume di Batman era fichissimo, io speravo lo mantenessero. No, il mutandone ci vuole, dai, no. È come Superman. Mi piacevano questi guanti così sì, cazzuti, sì. Insomma. Quello va benissimo, ma infatti dalla testa alla cintura va benissimo, ma senza mutandone no. Come gli short di Wonder Woman, che gli hanno lasciato lo spazio solo per due stelle, cioè, effettivamente no, però non so, siete sono invecchiati. Ecco, questo è il quarto di Superman. Pubblica il crossover di Legends. Di Legends che è uscito qualche mese fa.
ovviamente in volume, esatto, bellissimo veramente. Crossover, esatto. Primo crossover ufficiale dopo Crisi sulle Terre Infinite, quindi esatto, molto, dell'anno molto dopo, importante. 1986, storia fighissima, tra l'altro Ostrander e Burn insieme. Io cioè, capito, sì. Ho finito da poco di rileggere Crisi sulle Terre Infinite, io credo che più lo leggi più rimane attuale, secondo me. E beh, supereroismo all'ennesima sì, potenza, esatto. Vabbè, Harlequin, grazie ma non grazie. Allora, aspetta, perché prima di passare a Rorschach, cioè Daniele dice, ma i New 52 sono da leggere? Dipende, dipende cosa, perché comunque dal 2011 al 2016 sono stati fondamentalmente tutta la continuity DC, quindi tutte le testate erano inserite in questo rilancio che si chiama New 52. Tra le serie che mi sento di consigliarti ci sono sicuramente quelle di Batman, quindi Batman e Detective Comics, Lanterna Verde assolutamente, Flash disegnato da Manapul era molto molto bello, sì. E mentre Superman te lo consiglio dal periodo DCU, che era una sì, sottosezione dei New 52, che c'è stata intorno al 2015, grosso sì, modo. sì. Sì, proprio prima del finale del New 52. Anche Esatto. Aquaman, che era scritto da Geoff Johns, era bello. E la Quindi no. Justice League in fase alternata, però era fighissimo la Darkseid Sì, War, che perché. hanno ripubblicato da poco. Ma anche Forever Evil. Altro che, però lì Forever eravamo Evil. proprio alla fine. Eravamo proprio alla Sì. fine. E Ecco, beh. come è stato il volume della Darkseid War? Io lo devo ancora prendere. Bello, 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 bello. Sì, Tra l'altro quelli sì. sono, dentro ci sono 13 numeri americani, quindi è quasi un omnibus Sì, praticamente. sì, sì, sì. Poi Molto, molto bello. c'è Jason Fabok che disegna, giusto? Sì, in una forma incredibile. Secondo me Jason Fabok è diventato un mostro su tre Joker, perché su tre Joker ha fatto un lavoro, ragazzi, che No, infatti, è secondo me sono l'unica difficilmente parte veramente ripetibile. sbagliata di quella storia, E il il problema disegno. di Joker è il finale. Di The Joker è che sembra che manchi il Eh numero finale, anzi, sì. sembra che tra il 2 e il 3 manca un numero, Ma praticamente, manca proprio il perché. coraggio a Jones di chiudere questa cosa, che poi tra l'altro il mistero dei tre Joker parte proprio da The Dark Side War. Sì, da Sì. quando Batman si siede sulla sedia di Metron, esatto. Sì, che poi tra l'altro non è stato neanche risolto questo mistero, lo possiamo dire, cioè non è uno No, spoiler, è è vero, non è un stato risolto. nel Vabbè, però finale. non Nel sono finale più di tre tre Joker. Joker no, non dicono come mai ci sono tre Joker. È Esatto, fondamentale. e a parte che proprio su uno di questi sappiamo qualcosina in più finalmente, ma non so Sì. quanto neanche possa importarci a No, questo il finale finale, nel senso l'epilogo della storia, è bellissimo. Ma perché, Sì, allora, sì. bisogna dire una cosa. Geoff Johns è un bravissimo scrittore. È uno che, tra l'altro, si esalta quando prende dei rischi così, perché si è esaltato con Lanterna Verde Rinascita, si è esaltato con tutta la serie di Lanterna Verde. Adesso per rispondere a Daniele che chiede, ma il ciclo di Geoff Johns di Lanterna Verde è all'interno dei 52? Sì, Sì, sfocia, però è anche fuori un po' dalla continuità del New 52, sì, nel senso quello, che però tendenzialmente sta lì. E sì, per esempio, però ecco, con inizia parecchio prima in realtà quello di Jones, diciamo no? che quando iniziò Sì. il New 52, sia il Batman di cos'era Snyder all'epoca, Sì. sia il Batman di Snyder che la di Green Lantern di Geoff Johns furono praticamente non toccati dal New 52. Esatto, andarono Furono le uniche due avanti. serie. E Sì. comunque, ecco, il Superman di Jones è stato molto bello. E Doomsday Clock, a mio modestissimo parere, è una Cavolo. bellissima storia, veramente bella, bella, bella. E ragazzi, Tre Joker è una bellissima storia. I primi due numeri, allora, il primo numero è un capolavoro, cioè è Proprio sì. proprio Batman all'ennesima potenza. Vuoi per i disegni di Jason Fabok, vuoi per tutto quello che ti pare, ma è pazzesco. Secondo numero all'altezza, il fatto è che poi tu ti aspetti una conclusione veramente Che non atomica, c'è. perché che non c'è, ti rimane un po' l'amaro in bocca perché dici sì, vabbè, ma tutto E sto lo so. casino per dirmi cosa? Niente. Niente. Non so, a me No, non ha niente, convinto in niente generale, no, sono per i perché. disegni, devo essere onesto. Ma No, anche la guarda, storia dei primi niente. non mi ha fatto impazzire. Però ti dirò, mi avessero dato un finale degno, comunque ti avrei anche detto, ok, prendila perché comunque vale la pena leggerla.
Però con quel finale, io onestamente, oltre che per i disegni, non riesco a consigliarla peraltro. No, allora, secondo me è utile per capire innanzitutto il rapporto tra Batman e Jason Todd, tra Jason Todd e Barbara Gordon, Dick e Grayson, perché sì, perché lì proprio ti rendi conto che il rosicamento è fortissimo. sì, perché lui si sente proprio il figlio non voluto, cioè lui si sente adottato, mentre Dick Grayson è sempre stato il figlio di Batman. Sì, ancora più Jason niente, probabilmente. sì, Sì, però è proprio il wannabe, cioè. esatto. E quindi no, è importante per quello perché è molto bello, gli scambi tra Batman e Jason Todd sono molto belli e Sì, questo. figurati. Cioè questo, anche il fatto che Jason Todd provi a instaurare un rapporto con Barbara Gordon, ci si innamori in qualche modo, ma poi per un caso fortuito la storia non prosegue. E io mi sento comunque di consigliarla, Sì. peccato che l'ultimo numero sembra mozzo, cioè sembra quasi che manchino delle pagine, quello è il discorso. Manca il coraggio di dare una spiegazione, perché io infatti mi aspettavo un mistero clamoroso. Ci sono tre Joker, cavolo, ma era fighissimo, ma perché ci sono tre Joker? Invece non. Cioè, No, infatti. paradossalmente, The Joker War l'ho apprezzata molto di più. Proprio come. Mentre qua Giacomo dice, ma i tie-in della Dark Side War servono per capire la saga? Ma guarda, sì e no, diciamo Sì, che anche meno, se sì. tu leggi la saga principale, leggi Sei a praticamente posto. tutto, sì, hai tutto quello di cui ti serve, quindi non ti preoccupare. Oh, quindi adesso possiamo finalmente parlare di Rorschach di Tom King, perché Capolavoro insomma è. assoluto. Io ho letto già i primi tre numeri, se non Che poi ecco, sbaglio. mi confermi una cosa, non è stato toccato minimamente dagli eventi di Doomsday Clock. No, non c'entra nulla con Doomsday No, Clock. questa è un'altra cosa, sì. E lì però secondo me la stanno sbagliando, perché dovrebbero trovare un modo per uniformare tutta la storia. Così non aiutano Di fatto nessuno. Doomsday Clock non ha portato nessun tipo di modifica No, alla un continuità. attimo, No. al mondo Di di Watchmen. Watchmen, Doomsday Clock Ok. qualche modifica la fa, Sì, non però è. doveva apportare delle modifiche e spiegare determinate cose nella continuity principale, cosa che secondo me non è stata fatta, forse è l'unico Allora, difetto che no, ho trovato. in realtà forse Rorschach potrebbe benissimo inserirsi nella continuity di The Doomsday Clock, anche perché è antecedente in realtà. Potrebbe Sì. pure, non è escluso, però fatto sta. Diciamo che un cambiamento enorme è Doomsday Clock lo porta nella vita di Superman perché sostanzialmente rimette in continuity Jonathan e Martha Kent. Sì, che non è Se poco. non ci fosse stato Doomsday Clock, ci sarebbero Sì, stati. diciamo che Doomsday Clock funziona per l'universo DC, però non porta i personaggi di Watchmen nell'universo DC, se non per quella No, ma breve. Non c'è stata Secondo l'integrazione che uno si aspettava, No, secondo ma Doomsday Clock doveva semplicemente avere il compito di cancellare Flashpoint me. e Sì, basta. Il suo esatto. compito era quello e lo fa benissimo. Quindi Sì, no, è vero. Questa è un'altra cosa in realtà, è molto più adulta come storia questa di Rorschach. Meglio, ho letto i primi tre numeri, è pazzesco, è veramente fatto bene, anche perché piccolo difetto di Doomsday Clock, secondo me sia Gary Frank che Geoff Johns in un certo modo provano a imitare troppo lo stile di Moore e Gibbons. Sì. Qui invece Furness e Tom King fanno proprio una roba diversa, quindi fanno la loro cosa e gli riesce anche molto bene, poi è interessante. La vedrete, mi saprete dire. Allora, vediamo che insomma anche questa miniserie sarà spillata 24 pagine per 3 euro Vabbè, per 12 numeri, quindi durerà un annetto, e poi il volume, poi ci quindi sarà il infatti volume. non ci penso nemmeno a comprare i spillati, aspetto il volume No, è stato direttamente. direttamente il volume. Questa non vedo Allora, l'ora di che esca in volume, per la verità. questo Sì, è già uscito il primo il brossurato, adesso secondo. arriverà il secondo. Sì, con la Daniele maglietta. chiede, scusate fuori contesto, ma essendo appassionato di Aliens, quando la Panini pubblica qualcosa e voi siete appassionati? Allora, quando la Panini pubblica qualcosa, non si sa, secondo Non me si sa. dopo l'estate, Probabile. e allora, è sicuro che la Panini pubblicherà sia Alien che Predator perché ormai sono Marvel, quindi Eh sì, perché lasciarsi sfuggire?
No, ma anche perché Salda Press ha chiuso le testate, ha detto che non li pubblicherà più, quindi indovina Esatto, cosa Salda sta Press sta mettendo una bella offerta di sconti per i volumi di Aliens, per cui sì. andateveli a Oh, recuperare. tra l'altro, questa cosa in gergo si chiama sell-off, ovvero hai, quando ti finisce un contratto, hai un periodo di tempo per vendere le rimanenze di magazzino, sostanzialmente. È Esatto. brutto dirlo così, però insomma, No, quello è. giustamente quello è. Che è una cosa che non ha avuto la Lion. Fateci caso, il periodo sell-off non è esistito per Lion, ma Vero. si è passato. C'è stato un momento di vuoto, anche complice la quarantena, perché quei mesi siamo stati purtroppo chiusi, e quindi si è passati direttamente poi dalla gestione Lion a quella Panini. Quindi non so se è colpa di qualcuno o colpa solo della pandemia, tutto quanto. Registro solo che questo sell-off Non da c'è parte stato. di Lion D'altra parte, non c'è stato. se ti ricordi, la Lion, se non dico una stupidaggine, io c'aveva a disposizione ancora il catalogo Planeta, che probabilmente aveva rilevato in qualche Sì, maniera. no, loro l'avevano rilevato e infatti potevano vendere e distribuire tranquillamente gli albi Planeta senza problemi. La Panini, No. distribuito quei maledetti volumoni di Sandman. Panini però Dipende. ha scelto Un'altra strada. Eh sì. di non acquisire tutto il magazzino di Lion, ma di ristampare tutto. Infatti, come vediamo, sta ristampando praticamente tutti i volumi, anche quelli che erano L'universo. stati pubblicati da poco. Eh sì. Sì, Poi il secondo volume di Suicide Squad, questo è uno spasso, io non sto leggendo l'originale, questa Suicide Squad mi sta piacendo veramente tanto, è molto divertente. Poi Tom oramai Taylor e Bruno Redondo. sì, poi abbiamo preso comunque il percorso oramai della ritrasformazione di Harley Quinn in un personaggio positivo, oramai non è rimasto più niente. Margot Robbie ha fatto miracoli e quindi no, vabbè, funziona così. Supergirl post mortem, mancato Mark Andreyko, che comunque era un grande scrittore. Se non sbaglio, lui aveva scritto Manhunter, che era fighissima. Sì. Sì. Manhunter, ecco, una delle primissime testate pubblicate da Planeta. Esatto, era bellissima quella serie. Dovrebbero ristamparla. Allora, sì, no, la serie è carina, però anche in questo caso, vedi, mi piaceva molto quando era in appendice a Superman. Eh sì, aveva E senso quando era appena nessuno. in appendice a Superman, sì, comprare un volume di 13 euro, sì, io perché sono matto me lo compro, spero che Però ci siano tanti matti, ecco. allora, so. Ecco, invece Young Justice secondo me continua a funzionare bene, Sì, quindi sì. è piacevole, è godibile. Non è ai livelli della Young Justice di Peter David, quello no, però No, vabbè. Però quello è evidente. The Terrifics, questa è una delle poche serie del New 52 che è sopravvissuta, che fra l'altro si è portata dentro tutti i personaggi della ABC Comics. Io, per un Eh sì. po' l'ho Eh trovata interessante, è una specie di Fantastici 4 in chiave beh, DC. praticamente stava prendendo il posto dei Fantastici 4, Sì. il posto vacante, dai. Abbastanza. La notte più profonda, Oh. questo qui, questo è un volumone che non ci si può perdere, perché poi insomma colleziona Praticamente tutto stanno ristampando l'inizio della saga di Jones con Rinascita. no, Blackest Night è già quasi la fine della saga di È Jones. appunto l'inizio e praticamente la fine con La notte più profonda. Ma perché probabilmente per il Esatto. resto faranno un omnibus. No, anche perché La notte più profonda, occhio, perché questa è la miniserie principale. Ma la miniserie principale era solamente una parte, perché tu avevi tutti gli spin-off sulla serie regolare, su Green Lantern Infatti è Corps. questo quello che io chiedo. Ha senso leggerla senza aver letto la parte prima di Jones? Sì e anche no, nel senso che tante cose te le perdi, però in realtà le è godibile anche in maniera autonoma. Tra l'altro, una cosa che io non ho mai capito di questa saga è che compaiono le versioni zombie di fatto di tanti personaggi morti del passato. Solo che casualmente, mentre delle altre razze aliene compaiono solamente gli eroi o i malvagi zombie, sulla Terra compaiono anche i parenti affini dei supereroi, perché ovviamente devono rendere la cosa molto più empatica. Però è poco credibile, quindi tutto sommato non è una cosa che mi aveva fatto morire. Però era carina come stefano. Fra l'altro dopo c'era com'era, il giorno Il più giorno più splendente, splendente. The Brightest Day, che chiudeva più o meno.
il premio 52. Eh sì, poi da lì sarebbe arrivato Flashpoint e il continuo, sì. Allora, ragazzi, infatti io voglio assolutamente leggere il ciclo di Jones e Lanterna Verde. Mi consigliate di prendere Rinascita e questo o aspettare un futuro omnibus? Sì, intanto prendi Rinascita perché è il ritorno di Lanterna Verde nell'universo DC e quindi, ed è ancora in continuity, quindi finché non cambiano idea ti consiglio di prendere, anche perché è una storia molto molto bella, e anche questo volume te lo straconsigliamo, ma poi vedrai che sicuramente verranno anche degli omnibus in futuro, ma tu intanto prendi questi perché sono più maneggevoli, si reggono meglio. Sicuramente ristamperanno tutta la saga di Jones come ha fatto prima Planeta e poi Lion, quindi assolutamente, però anche io intanto prenderò questi due, poi man mano che esce integrerò tutto perché la voglio tutta. Ma sì, certo. Ma cosa gli volete dire a Mike Mignola che disegna Batman in un Elseworld vittoriano dove se la vede con Jack lo squartatore? Che va preso. Sì, sì. Tra l'altro erano due saghe, perché la prima era Gotham by Gaslight e poi ce n'era un'altra. Eh sì, che qua c'è comunque. Ma qui c'è secondo me un po' di roba in più, perché vedi che ci sono anche serie del 2000 e passa. Sì, perché c'è anche, ci sono anche le storie di Convergence che erano ambientate in quel mondo. Perché Master of the Future era il seguito di Gotham by Gaslight, che Esatto. erano meravigliosi. Tra l'altro aveva ristampati anche la Lion abbastanza recentemente. E tutte le altre cose, boh, sì, potrebbe essere interessante prendere, però obiettivamente i due albi prestigio da 48 pagine già meritano. Questa era una ristampa di materiale che era stato stampato a suo tempo dalla Planeta. Un Elseworld molto bello, fra l'altro, disegnato completamente da Alan Davis, e qui esce in un'unica Sì, soluzione di sì, sì. Beh, continuità. Infatti c'è sia il guarda, chiodo che... questo in prima battuta era stato fatto dalla Playpress e io avevo fatto il secondo, tra l'altro, Un altro chiodo. un altro chiodo, e poi è stato ristampato da Planeta, tutti e due i volumi, e adesso c'è un bel volumone che li racchiude tutti e due, bella saga, ve la consiglio. Sì, tra Tanto, l'altro... un Alan Davis in grande forma. Guarda che roba. No, ma Allora, l'andai. praticamente qui, perché si chiama il chiodo, lo diciamo per chi non lo conosce, perché veramente parte dal presupposto che un chiodo ha bucato la gomma del furgoncino di Jonathan Kent e quindi non è mai arrivato a prendere Superman, il Superman che era appena atterrato con la sua navicella spaziale. Chi l'ha preso Superman? Che ne è stato poi di tutta la storia? Vedete, questo fondamentalmente è un mondo senza Superman in cui ci sono gli eroi, ma non c'è il più grande di tutti, e vedrete insomma come è cambiato, come basta togliere semplicemente un personaggio per cambiare tutta la storia dell'universo DC. È una cosa che fanno vedere anche in Doomsday Clock, per ritornare al punto di prima, che tutto girava intorno a quel Eh sì, personaggio. Sì, esatto. diciamo che gli Elseworld o erano delle stupidaggini o delle cose fatte benissimo, perché c'era questo qui, c'era Gotham by Gaslight, beh, Superman Red Son, che Bellissimo. gli vuoi dire? Eh sì. Lì era Quello è un capolavoro veramente. ma anche All-Star Superman. Però non è un Sì, sì. Elseworld quello è un'altra cosa. Oh, Questa è JSA, la l'età Justice dell'oro, Society. questa Eh è carina, sì. pubblicata più volte, per la verità, però è sempre James Robinson, quindi non fatela sfuggire. Assolutamente. Però ovviamente pubblicata parecchie volte. Vabbè, anno 1 per chi segue questo Elseworld, anche No, questo. allora questo, no, no, questo è Ah l'inizio di no, è Rinascita. Rebirth, Sì, giusto, questo è hai ragione. Rebirth. Allora, no, questo è una ristampa, no, scusa, ho confuso anno 1 con Terra 1. No, beh, questo è vero perché sono i numeri pari, perché i dispari avevano il presente, i pari c'avevano Presente, è l'inizio esatto. del post New 52. Esattamente, sì. Esatto, che ricordiamo l'autore che si chiama Ruchka e non Ruchka, come abbiamo sempre Esatto. detto. Abbiamo scoperto questa cosa e giustamente la facciamo notare. Bisogna fare anche con un po' di spocchia da snob, bisogna fare questa cosa. Esatto. E infatti esce poi anche il terzo volume, La Verità, che prende numeri 13, 15 e 17. Cioè, che idea geniale quella di alternare i numeri pari, Sì, cioè, infatti. potevano fare due serie, ma vabbè. No, perché all'epoca era quindicinale e facevano così, insomma. Lo so, però. Sì, vabbè, chiaramente da matti. Oh, questo è stato
il primo volume di Alex Ross, che poi ha inaugurato questa bella serie che era diventata annuale, perché ogni anno riusciva una. usciva Questo un che cos'era, volume scusate, non l'ho letto extra serie. tutti. Pace Si in chiama Su terra. Superman Pace in Terra. E per niente Alex Ross ha fatto tutta una serie di volumi dedicati ai big della DC, ci sono Superman, Pace Batman, Guerra al Crimine, Wonder Woman, Speranza, eccetera, eccetera, e JLA, in cui praticamente prende tutti questi eroi importantissimi e in storie che sono abbastanza inusuali per loro, perché magari, ecco, qui Superman, per esempio, si confronta col tema della fame nel mondo, Esatto. che un supereroe così potente non può sfamare tutto il mondo. Certo che potrebbe, perché non lo fa? Lo vediamo qui. Batman, Guerra al Crimine, stessa cosa. Wonder Woman, anche lì, insomma, ci saranno belle storie. Non so se li pubblicheranno tutti quanti, spero di sì, perché meritano assolutamente. Tra l'altro, La Laia l'aveva pubblicato tutto in un unico volume, se non mi ricordo male, a un certo sì, punto. tra l'altro, se non sbaglio, è la prima volta che vengono pubblicati in cartonato, perché sono sempre stati pubblicati in grande formato Absolute, ma brossurato. Questa volta vedo che sono cartonati, quindi Beh, però 22 euro, sì, insomma, ci sta, questo è dai. tanto, sì, perché sono quei formati, secondo me, tipo Treasury Edition. Sì, infatti Daniele dice stesso formato dei grandi tesori Marvel, Sì, in questo e caso. sì, avendoli tutti quasi quasi in pensiero, sì, il formato è quello lì. No, diciamo che la Planeta, forse, no, la Lion sicuramente, aveva ripubblicato Justice, che era quello sulla Justice League, che erano 12 episodi, e Sì, di aveva Doug fatto. Brightwit. Esatto, e poi c'era proprio un unico volume con tutte queste storie da 72 pagine l'una che erano raccolte, però in un formato più piccolo. Ecco qui, infatti, ci dice Andrea che lui ha anche lo slipcase con la storia di Shazam, che è molto bella. Eh Quindi tutte erano, sì. Tutte a parte che già molto belle. Tra tutti l'altro, si da Alex Rosso, giusto? sì, e tra l'altro scritte da Poldini, che insomma anche lui è un signor scrittore. Esatto, che se però pronunci velocemente Poldini ti sembra che sia l'amico di Braccio di Ferro. Questa è una Esatto. stupidaggine delle 0027, si può fare. Vabbè, qui una storia, questa credo sia un'altra delle cose uscite in digital print prima, perché vedo che è del 2020, Eh Steve sì, è Orlando, grande. quindi vabbè, interessante. Oh, questo è interessante. Volume 1, fra le altre cose, quindi neanche probabilmente ne faranno un paio. E questo, se non vi siete presi tutte le ristampe della Planeta, non vi siete presi i volumi della Play Press, fatevi questo regalo, perché Questo obiettivamente vale la pena. The Sì, Main sì, Man. sì, sì. Tu hai fatto qualcosa in Play Press di Lobo? Sì, Lobo Scatenato. Ah, quindi proprio uno Di degli uno ultimi. degli ultimi, sì. Perché purtroppo in America non sta uscendo nulla da anni di Lobo, e nel New 52 avevano fatto una serie, ma che era, io considero, apocrifa, perché quello non era Lobo. Però no, non si sa per quale motivo abbiano accantonato Lobo così, quando era Adesso uno. esce una nuova serie. Lobo Come? e adesso esce Lobo e Crash, la nuova serie. Sì, vediamo, speriamo, insomma, che Ma già il voglio fatto prima che vederla, Lobo, perché la figlia di Lobo, vabbè. no, anche perché recentemente, mi sembra il canale americano Sci-Fi aveva annunciato la serie TV di Lobo, poi è stata cancellata, e prima ancora che vedesse la luce, che Vabbè, ma doveva un essere uno personaggio del spin-off di genere. Krypton. Sì, ma un personaggio del genere, cioè, devi trovare il pubblico giusto, ed è difficile trovare il pubblico giusto perché è Lo molto so, figlio no, degli anni 90 questo signorino qui, però è molto figlio della. abbastanza. Anche sì, però No, gli piacciono i però delfini. sì, toccagli tutto, ma non i delfini. E no, ragazzi, però Lobo va a letto perché è divertente, oltraggioso, sopra le righe, e dissacra qualunque cosa senza farsi troppi problemi. È tutto l'opposto del politicamente corretto, perché Esatto. fidatevi, insomma. Va recuperato. Dunque, forse Lobo è diventata la serie di Harley Quinn? E no, 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 Lobo era molto più dissacrante. Se prendi questo omnibus te ne rendi conto. Allora, qua Daniele chiede: Lobo è simile a Deadpool o un altro genere? E Allora,
è un po' più estremo di Deadpool, sì, mettiamola così. Sì. Sì, secondo me sì. Molto più diciamo violento. Che Deadpool è demenziale, Deadpool, mentre invece Sì. Lobo è molto più critica, politica anche però della società, insomma, è fatto molto meglio, secondo me. Questa serie è uno spettacolo, Plunge, una delle ultime inedite della Hill Comics, di cui non si è sentito più nulla, quindi direi che non ci stanno nuove idee su questa serie. Joe Hill con Stuart Immonen fa veramente un lavoro spettacolare. Tra l'altro, una serie ambientata su un'isola dove c'è un relitto di una nave, c'è tutta una serie di misteri legati a questo relitto. Bella, mi è piaciuta molto. Non quanto una cesta piena di teste, però siamo da quelle parti lì. Bene, bene, bene. Dial H for Hero, Allora, questo era l'Incipit viene da una vecchia serie degli anni 60, credo, in cui praticamente c'erano delle persone comuni che sostanzialmente con un telefono magico componevano sulla tastiera del telefono la parola hero, cioè eroe, e diventavano esatto, dei supereroi. vedere ogni volta diversi. Esatto, e questo riprende un po' questi incipit, però aggiornato ai giorni d'oggi. Non è la prima volta che viene rifatta questa serie, è stata rifatta più volte negli anni e questa è l'ultima incarnazione. Sì, diciamo che è carina, però non so. Non lo Vabbè, un ultimo volume di Sandman dell'Universe Collection. Ecco, Sweet Tooth, questo potrebbe essere interessante perché tra l'altro sta per uscire una nuova serie in America, quindi Eh potrebbe sì. essere interessante prendersi questo che mi ricordo male era stato pubblicato anche da Bao, può essere. No, no, è pubblicato da Lion in 6 volumi. Da Lion, allora, mi ricordavo male io, vedi. Richard. Preacher, che gli vogliamo dire, se non leggetelo, leggetelo, leggetelo. Non guardate la serie, però. A me la serie non è piaciuta. Ah, ci sono tutti gli speciali, quindi c'è il Santo degli Assassini, The Good Old Boys, The Story of You Know Who. Ah, questo è carino. Vabbè, qui c'era come Ma Price va fanno preso tutto, sì, assolutamente. è come Lobo. Sì. Bene, ragazzi, facciamo velocemente solo i comics e saltiamo il manga, direi. Che ne dite? Penso di sì, dai, sì, vista Velocemente, l'ora tarda, insomma. sì, infatti, velocissimamente. Allora, Bob 84, sono sentito parlare, ma sembra carino, però non lo so, ci devo pensare. Non ho idea di cosa sia. È la storia di un killer che assomiglia a Frank Sinatra. No, Ah, ok. no, infatti l'idea non è malvagia. Il negozio di Peter sembra una cosa che potrebbe essere pubblicata perfettamente da Tunue, perché lo stile è quello, eh. Esatto, infatti stavo per dire la stessa cosa. Sembra molto da Tunue. È carina come look grafico, però non c'entra assolutamente nulla, ovviamente. A lezione di Kawaii, vabbè, Non mi cose sembra per una cosa adatta a me. la No, nuova assolutamente. generazione. Matana, credo che sia qualcosa di Leo Ortolani. Sì, Sì, penso la di sì. nuova miniserie di Leo Ortolani che dovrebbe debuttare proprio a marzo, il primo numero. Quindi aprile il secondo, giustamente. E vabbè, poi c'è anche Ratman gigante, va bene, ok. Engie Digit Twin Reconnection Time, anche questo è un... Il Ah, beh, sovrino 10. della Timba, sì. Tra l'altro, probabilmente avrete trovato tutti in allegato questo albetto omaggio nelle varie collane Marvel o DC ultimamente, perché lo stanno mettendo un po' da tutte le parti. Questa serie che Panini ha prodotto insieme alla Team, non so com'è perché non ho letto No, il non primo volume che era penso uscito un paio d'anni fa, però insomma, comunque un progetto cross mediale, mettiamola così. di sì. Allora, Vietti Olivares, oltre a fare assieme Dragonero, hanno fatto una marea di cose nel passato della fantascienza targata Star Comics, hanno fatto Lazarus Led, hanno fatto Hammer, adesso stanno lavorando al fumetto che Bonelli ha preso su licenza, Zombicide, molto bello, tra le altre cose, però Sì, per un personaggio preso dalla team, no? Eh sì, Vabbè, vediamo un po', insomma. Ma non l'ho mai letto, cioè, quindi non ti dirò diciamo che lo leggerei solo se il nemico fosse il ballerino che si vede negli spot più recenti. niente. Allora sì, però
Però dovrebbero fare un crossover con gli uomini della settimana di Billotta. Allora a quel Sarebbe punto sarebbe. fantastico. A proposito, gli uomini della settimana è già uscito? No, No, dovrebbe ancora uscire a no. marzo-aprile. No, forse aprile, perché a marzo non mi sembra di averlo visto. No, 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 ad aprile. Il profumo dell'invisibile. Beh, Un vabbè. culo. Mentre uno parla. Di cos'è che avevamo parlato di Zinn a un certo punto durante il Comiton? Non mi ricordo più, Andrea, eravamo io e te. Beh, è probabile, di che vuoi parlare? No. Non lo so, forse Goffelini, non lo so. Confelini, No, Confelini. non credo che siamo andati così espliciti. Sì, No, sì, 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 sì. no, beh, lei è stata oltremodo esplicita, diciamo. Vabbè, No, non... ha dato dei suggerimenti a Sì. Daniele, che erano ben chiari e diretti. Vabbè. Sì, andiamo avanti. Vabbè. Assassin's Oh. Creed Valhalla, ok. No. Sto giocando al gioco, però sto avendo un brutto feeling sul gioco, quindi lasciamo beh, sì, perché è un po' ripetitivo il filo. Dopo essermi fatto una serie di giochi tipo quello con gli open world, comincio a sentire la mancanza di un gioco di più di 8 ore, ma veramente. No, anche perché sto giocando ad Assassin's Creed Valhalla ininterrottamente, nel senso il sabato e la domenica, da Natale ad adesso. Oh, Enrico, guarda che ci raggiunge proprio in notturna. Enrico oramai è diventato il nostro ospite della notte. Eh sì, ribadisco perché è un personaggio scomodo. Sì, dai. Esce già il secondo volume della Deluxe Edition. Mi tocca comprare anche quello, quindi vedi che figata. Sì. E già cominciava a Questo è comparire l'aprile, Greg. no? Giusto? Sì, già cominciava a comparire Greg Capullo, quindi insomma. Ebbè. E va bene. Life is Strange, altra storia presa da un videogioco, che fra l'altro era molto bello. Gun, e questo dovrebbe essere il quarto omnibus, quindi ottimo. Gun è altro personaggio divertente, non so se l'avete mai letto le storie di Gavin No, Fawcett. no, no. Però pensavo di prendere questa edizione proprio. L'edizione è bellissima, le storie sono pulp fondamentalmente. Diciamo che è una specie di Hellboy minore, nel senso che non è. Il boy è un pochettino più intellettuale, questi studi sui mostri. Gun sono tante mazzate a tanti mostri. Enrico ci dice che è seduto scomodo, ma no, Enrico, mettiti Comunque, scusa. comodo. Anzi, se venivi prima ti mettevi ancora più comodo, così ti godevi tutte le 2 ore della puntata. Esatto. Cioè, noi oramai andiamo solo per puntate lunghissime, perché sennò non Sì, ci se no non vediamo. ci sentiamo soddisfatti. Oh, e Va bene, qui vediamo salta che il punto. parte l'Alta Repubblica numero uno, che è questa nuova testata di Star Wars, che non so se pubblicano in volume o in spillato, No, non riesco a spillato, leggere. spillato, 32 pagine con sì, spillato, spillatissimo. Ok, questo veramente diciamo che è ambientato molti, molti, molti anni prima della Skywalker saga. E sembra un progetto molto interessante. Anche questo è un progetto cross mediale che vedrà fumetti, libri e videogiochi interfacciarsi, insomma, quindi sembra molto interessante. Tra l'altro ricordiamo che da aprile Panini pubblicherà anche i romanzi di Star Wars, che È prima erano di vero. multiplayer edizioni, adesso li farà Panini e molto probabilmente ristamperanno la famosa saga di Thrawn di Timothy Zahn, che molti, me compreso, avrebbero voluto come nuova trilogia, purtroppo, però insomma, Sarebbe stata adesso bellissima. Però se non non è sbaglio, neanche canonica, tra l'altro, adesso. esatto, non dovrebbe essere canonica. No, 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 Legends. però nel canon ultimamente è stato reinserito Thrawn, sempre scritto da Timothy Zahn, quindi. Sì, è vero, è vero. Beh, anche in Star Wars Rebels, il cartone animato, ricompare Thrawn. Citato apertamente anche in Mandalorian, quindi Sì, più di così, ma insomma. fa parte di quelle cose che sono recuperate dal canone e ricompare. Tra l'altro io una cosa che ho sempre sognato, faccio breve, sai che nell'universo Legends, Han Solo e Leia hanno 3 figli. Jade, Jaina e poi come si chiama quello piccolino che muore subito? Ben, no, non Ben, Anakin Solo. E io seguo, cioè, compro le action figure della Black Series, che sono tutti personaggi canonici. L'unico personaggio non canonico che hanno fatto è Jaina Solo, che non si capisce perché hanno recuperato. Per cui secondo me l'hanno usata un po' tipo prototipo di Rey, ma sarebbe bello che invece riuscissero a riprendere questi
personaggio, ormai sarebbe impossibile, però. Però chissà, c'è anche quella voce che parla, in cui magari Disney potrebbe tornare sui suoi passi e cancellare in qualche modo la trilogia sequel, e affidando tutte le sorti, insomma, alle serie TV da Mandalorian in poi. Sì, chissà, può essere. Vediamo, vediamo. Vediamo. Vabbè, Star Wars 2. Sì, perché questa è la nuova serie, perché ha chiuso e riaperto. Quindi dopo l'Impero colpisce ancora. No, prima dell'Impero colpisce. No, però aspetta, come dopo? No, dopo l'Impero colpisce ancora. No, però Luke c'ha tutte e due le mani normali. Allora vabbè, no, è vero, perché c'era la plastica all'epoca sulla mano, è vero, giusto, giusto. Questa è carina, io ho visto il primo volume sabato in cartoleria, in fumetteria. Io ho gli omnibus, quindi questi non li prendo, però obiettivamente per chi volesse leggersi delle storie squisitamente... È vintage a dire poco, insomma. Vintage a dire poco, no, stavo pensando ad altri simpatici aggettivi per definirle, a volte anche cringe, perché un po' sono cringe, però, però sono belle, sono folcloristiche, poi tra l'altro con autori anche della Madonna per l'epoca, però non si sapeva che cosa sarebbe stato l'universo di Guerre Stellari all'epoca, quindi la Marvel spaziò in una maniera pazzesca, però vale la pena. Tra l'altro ricordiamo che recentemente Kevin Feige ha garantito che non ci saranno crossover tra Star Wars e Marvel, qualora ce ne fosse bisogno, l'ha dovuto ribadire con forza, e meno male. Meno male, meno male, temevo un Darth Vader, Dottor Destino. Ah, sì, sì. Perché lì andavi, cioè lì ne finiva questa cosa. Però sarebbe stato un sogno da mano. Immagino Peter Quill che guida il Millennium Falcon. Guarda, mi hai già fatto pensare la voglia, basta. Vabbè, ecco qua un romanzo. Sì, esatto. Sì, sì. E un altro romanzo. Mm-hmm. Tra l'altro vedo che ricompaiono le spade da Jedi con l'Elsa, però non illuminata. Va bene, carina questa cosa. E vabbè, poi c'è Masha e Orso, che direi che è imprescindibile. Bisogna prenderla per forza, così come i Pokémon. Esatto, anche Lego assembla. Su Pokémon, io onestamente non dire nulla, Daniele. Io ho un è brand meglio che seguo praticamente dagli albori. Per cui. Daniele ci chiede, sì, sono fumetti molto prima dei film, sono i fumetti della Marvel del 1977, la Marvel cominciò a pubblicarli prima ancora che venisse pubblicato o trasmesso il film nei cinema, perché si fidò di questo è il primo fumetto su licenza Marvel. Poi arrivarono i Transformers, i G.I. Joe, Ron il cavallo, no, com'è che era? Rom Space Knight. Rom. Sì, sì. Poi c'era il fratello che era Ram. Uno non si ricordava niente. Direi che abbiamo fatto abbastanza tardi. Direi che è una battuta. Vabbè, questa era proprio battuta regolare, però è regolarissima. Va bene, ragazzi, sono dai, le 00:43, non abbiamo interviste da fare per questa sera, quindi... per questa notte direi di no. Vedo che le abitudini comunque a tirar tardi non le abbiamo perse. Questo mi no, anche se secondo me, se mandiamo il link di StreamYard Enrico, lui ci raggiunge in diretta a quest'ora, io sono convinto. Poi dopo andiamo a dormire più. Però. Sì. Vabbè, Enrico, tu la prossima volta, se ci stai ancora seguendo, vieni mezz'ora prima, così ti fai mezz'ora con noi quando esatto, vuoi. Esatto, esatto. Non c'è bisogno di... Tanti sono puntate da almeno un paio d'ore, cioè. Sì, non ci fermiamo mai, assolutamente. Ragazzi, a questo punto, buona settimana di Sanremo, perché tanto quella ci tocca Sanremo, tutti Sanremo. Quanti. E infatti noi siamo andati in onda questa sera perché per rispetto non potevamo togliere del pubblico a Sanremo. Domani lo tolgo, in realtà. Io domani intervisto Masi e Uzeo proprio per il confine alle 21:30, quindi si perderanno l'inizio di... Amadeus è sulla graticola. Adesso sta lì che dice, no, perché? Sì. Di tanti giorni proprio. Adesso mi scrivono Giovanni e Mauro e mi dicono non possiamo più venire in onda perché dobbiamo vedere il festival di Sanremo. Non vediamo Sanremo in onda. No, sarebbe un'idea, Va bene, quindi ragazzi, noi ci ritroviamo lunedì prossimo con il vincitore di Sanremo, a questo punto che sarà il nostro ospite. E mentre Daniele dice voglio il Festival Bar,
Daniele, lo vogliamo tutti il Festival Bar. Il problema è che se facessero il Festival Bar oggi ci sarebbero tutti quelli dei talent. Non c'è sta più Pino Daniele, io te lo dico. Sì, e va Quindi. ancora bene che sono quelli dei talent, perché cominciano Esatto. i trapper, eccetera, eccetera, e quindi ci No, perderemo. forse è meglio non il Festival Bar. No, No, il Festival no, no. No, Bar, però era carino, era carino. Però segnava proprio l'inizio dell'estate. Io mi ricordo che appena c'era la pubblicità del Festival Bar capivo che stava finendo la scuola, quindi. Però quando sentivi che c'era la puntata all'Arena di Verona, sapevi che stavo pure per ricominciare la Per scuola, c'era ricominciare questo. la scuola, certo. Però bei ricordi dei tempi che furono, quando si compravano i Assolutamente sì. CD, eccetera, eccetera. Va bene, Enrico, ti avvertiremo assolutamente la prossima volta. Tieniti libero per lunedì prossimo, così poi ci vediamo direttamente tutti Ma quanti sì, insieme. ma sì. Va bene, ragazzi, vi Buonanotte. saluto, buonanotte Buonanotte a tutti. A e ci vediamo alla prossima. Ciao! presto. Ciao ciao.